E quello che state ascoltando è Fumble. Che bello questa voce tristissima. Perché questa sera si fa un flashback sul passato di Alarico. È dalla terza stagione, tipo, che non facciamo i flashback. Sì, è un bel. Credo. No, da Dragon Age forse. Che c'è stato Sì, il l'abbiamo fatto, giusto? flashback. Solo l'abbiamo Sì. fatto. Con Fiasco abbiamo Sì, fatto il flashback. vero. Questa sera invece il flashback lo facciamo sempre con Warhammer, ma su Alarico. Però prima c'è da dire che Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo in Italia e che SideQuest è il primo spin-off del primo podcast di giochi di ruolo in Italia e lo trovate su Ed è fumblegdr.it. uscita già la terza. È già uscita la terza. E in più questa settimana è uscita anche la puntata di Com'è quel gioco? Quella di Blood Blood Rage. Rage, di Chissà cui che si ci siamo vede. accorti a fine puntata di un errore, quindi l'abbiamo aggiunto Abbiamo in aggiunto poi. post-produzione. L'importante è quello. Esatto. Vabbè, Anche lì si sì. capisce come un gioco. Sei riuscito ad arrivare prima degli Se leggendolo quattro ascoltatori. volte continui a sbagliare, vuol dire che magari potevano fare qualcosa meglio, oppure che sei un imbecille e quindi Ti magari meriti. scala un po' il gioco. E gioca uno. FumbleGDR.it è il sito dove trovate questo podcast e dove trovate anche gli altri podcast di giochi. Se invece vi interessa altro, oltre ai giochi da tavolo, videogiochi di ruolo, quel che sia, trovate altri podcast su QWERTY.it, che è il sito del network di questa trasmissione. Fin troppi. Un sacco, Mai troppi. Fin troppi per il tempo di un'unica persona. Ok. sì, però se li ascolti a 1,5, anche quello non è troppo. A un certo punto bisognerà calcolare se quando c'è Quante già ore un po' abbiamo di fatto? archivio. Beh, un po' di archivio, definisci un po' di archivio. Beh, tra un annetto, perché ci sono un sacco di programmi nuovi. Tra un annetto, vedere se uno ascoltasse tutti i podcast, Quanti anni potrebbe, dovrebbe no, potrebbe avere? rimanere in pari, perché immagino che alcuni andranno avanti. Se riesci a rimanere in pari ascoltando tutti i podcast, considerando che li ascolti 24 ore al giorno, solo per vedere se una vita basta. Avevo, sì, una vita basta. Avevo fatto Non lo un. so se ne basta una di vita, cioè nel senso 24 ore al giorno non puoi fare altro e forse recuperi. Giusto. Beh, puoi fare altro perché è un podcast e quindi nel frattempo puoi fare altro. È il bello dei podcast. Puoi andare a correre, puoi andare a lavorare, puoi andare a dormire, però altre Vero, non ci avevo cose pensato. sì, non devi stare per forza attaccato a uno schermo a guardare il podcast. Tranne Fumble, che potete guardare anche in video in diretta su Esatto. Facebook. Prima di iniziare con il flashback, abbiamo anche 19 miliardi di domande per il DM risponde, arrivate tutte oggi. Non so se si sono messi d'accordo o cosa, ma sono arrivati 1,5 milioni Perfetto. Fumble now. di DM risponde domande. now. Allora, partiamo con la prima domanda, pescata in ordine casuale perché poi sono arrivati in luoghi diversi, con mezzi diversi. 1. Come posso aiutare giocatori neofiti che vogliono interpretare incantatori e orientarsi tra gli incantesimi? Il chierico del gruppo prepara costantemente quelli sbagliati o ridondanti. Qua credo che l'unico modo sia farglielo fare tante volte finché prima o poi non impara. Oppure fare un'avventura talmente tematica che è evidente quali siano quelli Sì, esatto. giusti. Ad esempio, se fate una cosa tutto contro i non morti e questo prende parlare con gli animali, diglielo tu che parlare con gli animali sarà inutile perché non ci saranno animali. Io avevo un giocatore così e gli stampavo la spell list livello per livello di Secondo incantesimi. me in Era un realtà è più una lavorone, ma. questione qua di bianco e nero. Cioè, se o l'opzione quella più semplice è non fanno incantatori, che Ah, è pensavo proprio quella sbattergli la base. testa No, nel è proprio manuale quella degli base, non fa incantesimi. incantatori. Ci sono tanti bei barbari, guerrieri, ladri, monaci, c'ha una specie di incantesimi un po' di meno. Ciao Ungo. Al massimo adesso con la quinta edizione volendo potete provare a fare il warlock. Anche se però la scelta degli incantesimi lì, se uno sceglie incantesimi schifosi, rimane quello. Questa è proprio Esatto. quella, diciamo, nera, non fategli giocare incantatori. E l'altra è perché però questa può non funzionare, quindi a quel punto rimane solo non fargli giocare incantatori. E questa che può non funzionare è che alcuni nemici o alleati fanno vedere che usano quegli incantesimi in una maniera fighissima. Dopo che tu gli fai vedere questo, spesso anche loro vogliono fare i fighi. Tipo, ah, ma posso usare e controllare l'acqua anche per invertire una cascata e permettere alla gente? Pensavo solo per svuotare i laghi. E glielo fai fare a Quello è uno in un vero, momento sì. una cosa figa e lui ci dice, ah, la posso usare anche così. Esatto. Se no c'è una terza opzione, giocate a Clotos dove non ci sono gli incantesimi preparati. Tech, e anche lì l'ho infilata. Non ne avevo dubbi. Seconda Questa domanda. sarà una puntata molto autoreferenziata.
Seconda domanda. In questi anni di Fumble, i morti si contano sulle dita di un monco. Ma in generale conviene far temere ai giocatori per la propria vita oppure no? E nel caso di morti impreviste, come è meglio agire? E anche qua dipende tanto. Dipende dal gioco a cui state giocando. Dipende anche, scusate, permettetemi di dirlo, da quanto sono skillati i giocatori. Perché il master non è che ti può mettere sempre contro cose impossibili. Se sono al tuo grado di sfida e tu sei forte, vinci. Però la sfiga ci può sempre essere. Buona, il fumble caro, è dietro l'angolo. Vedi sì. Cthulhu, l'ultima campagna che abbiamo fatto. Sì, il fumble è dietro l'angolo, però di solito mi verrebbe anche da dire che se un personaggio muore perché ha fatto un fumble, di solito si cerca di rimediare. Perché? Perché non sei morto per una scelta del cacchio che hai fatto tu, esatto. Ma sei morto per un tiro di dado. Cioè, poi noi le varie volte che siamo morti non ci sono state troppe conseguenze. Beh, uno è stato ovviamente bruciato e ha cambiato veramente classe completamente. Un'altra è stata spappolata una rana. Ma per scelta del giro, giocatore. Per scelta del giocatore. Un altro, e l'altro perché siamo skillati, cioè ricordiamolo. Un'altra è: ti arriva una meteora addosso, la schivi. Ah, no. Giusto, no. E lì giustamente è morto. E lì è morto. Cioè, per colpi è morto, è morto stupido idiota perché si è sacrificato. Sì, ma quindi morti perché non, non abbiamo retto i mostri. Può essere che a noi non c'è mai capitato. E anche che siamo skillati. E anche che se non è un mostro importante, il master può barare e dire: vabbè, ma non era. Non ha fatto il critico. Che comunque, sì, no, io consiglio di farle temere sicuramente la morte. Per quello, i PG che si prendono e si fiondano davanti devono temerla. Quelli che. È giusto che non. Se stai facendo sotto una campagna epica, è giusto che un PG che gioca bene il suo personaggio non fa azioni avventate, o se le fa è perché sono nel personaggio. A volte non è corretto, cioè la morte è quasi una punizione. Poi se capita in un combattimento, muori, ci sono incantesimi di risurrezione. Poi dipende, ci sono house rule per non farli. Dipende tanto anche dal sistema di gioco. Mm-hmm. Perché per esempio Girsa, quello vecchio che avevo io, c'era il fallimento sull'azione di movimento a cavallo che morivi inciampando su una tartaruga. E come ricordano giustamente le voci nella testa, Admer è morto per un colpo di boccale alla nuca. È vero. E poi comunque se dobbiamo parlare del Cristo che è uscito poi adesso in italiano, la quinta edizione, io sono un fan, quindi torno alla quinta edizione. Nella quinta edizione, se usi le regole base, quindi senza house rule e altro, la morte è praticamente nulla, perché ti basta. Intanto già hanno aggiunto il revivify, che entro un minuto anche in battaglia puoi riportare in vita qualcuno senza tiro, lo riporti in vita. Rianimare i morti, classico. Resurrezione pura, che può farlo centinaia d'anni nel passato anche se non c'è un corpo. Ormai quando arrivi a personaggi già dall'undicesimo, dodicesimo, la morte è solo un'altra avventura, diciamo, no? Al massimo per recuperarlo. Ci sono anche tiri salvezza per la morte che comunque danno un bel po' di strizza al giocatore, però rendono anche molto difficile morire. Sì, sì, ma poi anche io lo vedo adesso che c'ho il personaggio che gioco con me, che sono al ventesimo. Gli capita che c'è il tizio che gli fa parola del potere, uccidi, e lo uccide sul colpo. Quello morto sul colpo, noi usiamo un house rule perché se no ogni volta si dice: ah, beh, c'hanno un chierico, ok, resurrezione pura, quanto costa? 50.000 monete d'oro, con tutti i soldi che hanno raccattato, oppure fanno rianimare i morti semplicemente di 5.000, 1.000, non mi ricordo quanto costa. No, poi diventa... Sì, poi se cambia un combattimento, contentissimo. Cioè, a volte anzi quello crea storia e tutto. Non abbiate paura di uccidere i personaggi e non abbiate paura di far morire i vostri personaggi. Chiaramente non fate morire i personaggi perché fanno qualcosa di giusto ma che a voi non vi piace. Sì. O perché, peggio, il giocatore non vi sta piace. Sul culo. Esatto. Quella è la cosa peggiore che potete esattamente, fare. Esattamente, insieme al farlo morire perché ci avete voglia. Che è un po' equivalente. No, lì ti può anche non stare sul cazzo. Sì, forse più dispettoso. Magari lì ti sta sul cazzo il personaggio. Sì. Oppure dici: oggi ho le palle girate, devo uccidere qualcuno. Chissà quante volte deve essere morto Grindel. Beh, quello che capita quando giochi a 14-15 anni. No, è quello che è capitato finalmente al nostro buon padre Flanagan. È vero. Che però non è ancora morto, è disperso nel tempo e nello spazio. Altra domanda.
Qual è secondo voi il tema migliore per introdurre il GDR a un gruppo di ragazzini delle medie, 12-13 anni? C'è mio figlio minore con alcuni amici che vuole iniziare a giocare e incomincio a fargli da master per i primi tempi, ma sto cercando un sistema abbastanza semplice per le prime partite. Io lo so, Marchetta. Chi? Kids and Dragons, a parte Clodos, cioè Kids and Dragons, che è tutta un'organizzazione che stanno facendo, non mi ricordo il nome, poi in caso la condividiamo. Hanno fatto tutte le iniziative nelle biblioteche per i ragazzini e hanno fatto un sistema di quinta edizione ristretto proprio al super osso. È andato a quanto pare molto molto bene, hanno presenti anche a Lucca, sì. Stanno andando molto molto bene e gratuitamente, più accettano donazioni eccetera, si possono prendere i... Adesso non so, magari dico una cavolata gratuitamente, però mi pare di sì. Comunque, in caso, date un'occhiata, c'è un sacco di materiale gratuito anche per poter fare gruppi di ragazzini. E secondo me una quinta molto stringata è buona, oppure un sistema, può essere un dungeon world barando molto da master sulle regole. Sì. Cosa del genere. L'importante è che secondo me abbia un regolamento ristretto, perché se no vedono il manualone di D&D 3.5, sì, secondo me non devi neanche parlare 300 di regolamento. Pagine, quindi si paralizza. Secondo me non devi neanche guardare il regolamento, per quello devi andare sul dimmi cosa vuoi fare e vediamo se riesci. Ah, secondo me non si paralizzano per il regolamento, come non ci siamo paralizzati noi per il regolamento. Però se gli offri un sistema che non sia già un macchinone gigantesco, sì, oh, poi c'è 13 anni, 12-13 anni, non ce ne hanno 8. Esatto. No, ma se li deve fare appassionare, guarda, 13 anni ho finito Secret of Mana, cioè. Vabbè, però, perché ne avevi voglia. Se ti avvicini a un mondo che non conosci e vuoi cominciare a esplorarlo e non sei tanto tentato... Beh, guarda, ragazzi... Stranger Things. Comunque, anch'io avrei consigliato di andare sulla pagina di Kids and Dragons, anche perché loro organizzano eventi nelle città e vi aiutano a organizzare l'evento nella vostra città, se vi interessa perché farlo. Perché così magari conosci anche altre persone... I bambini giocano magari tra di loro poi. Sì, beh. Esatto. Andate a cercare Kids and Dragons, comunque lo metteremo, lo linkeremo sulla pagina. Poi cercano sempre Master, quindi se volete aggiungere, esatto. Se non vi volete impegnare su una cosa così, potete o prendere il regolamento da loro o cercare, ci sono un sacco di regolamenti di Quinta o di Clotos. Cioè Clotos potete stringarlo giusto alle statistiche, lasciate perdere punti fato, sventura o lo usi solo tu master. Ripeto, sono dei 13 anni, non sono dei bambini di 5 anni. Cioè, anche quella non so perché mi viene in mente sempre mio nipote che ce n'ha 9, volevo farlo giocare a D&D, però... No, io ho visto ragazzi che giocano Orlando a Prato, che difficoltà iniziale del primo mese, poi hanno cominciato a macinare D&D tranquillamente. Sì. Ultima domanda... Se mi carica la pagina, ecco. Infatti qua. Dicono su Facebook, come master non uccido mai, il bello è tenerli in vita. Questa può essere interpretata in due modi. Può essere interpretata in maniera cattivissima e certe volte è difficilissimo. Torturarli o mantenerli in vita. Lo lasceremo al vostro giudizio. Ultima domanda. Quanto è importante l'atmosfera e l'immersione durante una sessione di giochi di ruolo? È importante o meno e cosa fate o usate durante una sessione per costruire l'atmosfera? Voci, luce, musica e altre cose. Io sicuramente devo dire grazie a Claudio per Ambient Mix, perché con quello ho fatto un salto di qualità nelle sessioni. Beh, in realtà per quello, diciamo, anche per colpa mia non è come vorrei, perché tra il fatto di essere dei tossici che andiamo ogni tanto a fumare o il un po' troppo ogni tanto spesso cazzeggiamo, così secondo me l'atmosfera può essere più seria. Chiaramente questo vale per noi che stiamo facendo questo, perché nella partita che gioco a casa ci sono i momenti in cui crei l'atmosfera, chiaramente devi metterti d'accordo con i giocatori o glielo fai capire, creando l'atmosfera. No, certo. Musica sicuramente, prima cosa fondamentale, luci, tutto quello che puoi mettere di prop aiuta, anche solo venire con una maglietta con stampata la cotta di maglia e una spada di gomma piuma aiuta tantissimo l'atmosfera. La base però è la musica. Proprio base. La musica fa tanto e farebbe tanto anche la luce, però tra Fumble, in cui non possiamo abbassare le luci, se no, non ci vedete più in webcam. Il gruppo con cui giochiamo il martedì, in cui ci sono delle persone che ci vedono di meno e quindi dobbiamo tenere comunque la luce accesa,
potrebbe essere un po' più problematico. Sì, no, però... noi possiamo fare tanto per migliorare la cosa. Se voi volete fare una vostra cosa di casa, dipende dal gruppo. A volte io mi divertivo a cazzeggiare quando giocavamo. Poi dipende anche a che gioco state giocando, perché se state giocando a Cyberpunk, sparate le luci a palla, mettete la musica Tunes sì, Tunes e va chiaro. Bene con Dungeons poi and Dragons. Poi vengono a bussare la porta. Secondo me, io poi che seguo molto Critical Role, quello che giocano gli attori doppiatori americani, Dungeons and Dragons è molto importante la musica. Difatti mi piace molto la soundboard, il resto perché cambia il mood, perché quando magari giochi a casa tu metti su una musica che magari è una playlist e a un certo punto in un momento parte la musica da taverna, o la musica da taverna dura quando vuoi dare un'atmosfera un po' più cupa, è molto utile la soundboard. Sì. Ci sono programmi, app, ci sono 2000, c'è Sirenscape, ci sono un sacco di c'è la soundboard online. Di Fumble. C'è la soundboard di Fumble. Se non vi basta potete aggiungere roba, potete trovarvi... ci sono sì, mille modi. La musica da combattimento è fatto per Tracy Smerer, è fighissima. E secondo me la musica è la cosa base. Se poi avete fatto la musica, non è uno sbattimento preparare magari le playlist, organizzarvi per quello, e siete dite cos'altro posso fare, allora ci sono tante altre cose che possono essere le luci, non le dico, pergamene con la le mappa. Pergamene con la mappa come facevi quando sì, le bruciavi col caffè. Esatto. Chiaramente tutto richiede quanto tempo c'è da dedicare, perché... beh, certo. Se c'è da dedicarci 5 ore al giorno può essere problematico. Il tempo che hai, quando sei soddisfatto, quello va bene. La musica però è fondamentale. Ma per me sono un po' le piccole cose. Già la pergamena, un po' di mappa. Immagini degli NPC che presenti. Anche da far vedere al computer senza stare a stampare o fare cose strane. Ma vedi, una cosa del gruppo del martedì che aiuta in parte a creare l'atmosfera è che il master... spreco di distruzione degli alberi dell'Amazzonia probabilmente ogni NPC che incontriamo lo ha stampato a 4 e ce lo fa vedere mentre ci parliamo, e lì cambia molto, perché invece di guardare me e Robè mentre parlo, ogni tanto ti cade l'occhio sull'immagine e ti riesce a medesimare di più. Vero. E aiuta. Poi chiaramente io lo faccio perché non c'ho espo una carta col computer, ogni volta magari lo giro. Se non avete un portatile potete farvi anche delle stampe in bianco e nero, costano 10 centesimi. Ci sono tanti modi. Beh, ormai un telefono ce l'hanno tutti. Lava l'immaginazione. Diciamo che il massimo totale è avere... te l'ho detto, ma il telefono... il massimo totale è avere tutti i vestiti in cosplay dei loro personaggi, con qualcuno che cambia la musica, che è d'accordo col master. Il master che gioca, anche lui vestito, le luci soffuse... è un live, sì, fai un live al tavolo. Se puoi farlo, contento per voi, con la mappa quella lì a lo schermo nel tavolo... E vabbè, se poi... puoi farlo da lì al niente, ci sono svariate. Partite dalla musica e poi andate a quel contento dove vi porta il cuore. E il portafoglio, perché anche un set del genere ci giri un film fra un po'. Consigliano anche Dread come gioco per introdurre gente al gioco di ruolo, ed effettivamente il regolamento è zero. Dread poi sulla cosa dell'ambientazione bara, perché ti mette automaticamente nella pressione. Sì, puoi anche fare le super chicche nel paese dei mini pony, ma comunque ogni volta che tiro di quei mattoncini la tensione in qualsiasi momento ce l'hai automatica, anche se non vuoi, quindi è perfetto. E comunque vorrei solo dire l'ultima cosa a Pietro, che dice: a 12 anni se ci sono regole troppo complicate si spaventano. Troppo complicate dipende che cosa vuol dire. Se ti serve un foglio Excel per fare i conti, ok, però Dungeons and Dragons livelli bassi vanno più che bene. E comunque, per rispondere a Stefano che dice le mappe sono importanti, io sono un master per cui le mappe sono importanti. Claudio, ad esempio, se le mappe quelle di combattimento non sono importantissime, sono vari stili diversi. Conosco gente che non gli piace per niente giocare con la mappa, quindi lì è solo sul gusto del party. Sì. La musica, se c'è qualcuno nel vostro gruppo a cui non piace la musica, cacciate dal vostro party. È morto dentro. Perché a meno di fate fare un non morto e anche lì o uno maledetto. Però. Comunque, tornando invece a Warhammer, l'ultima puntata è finita con Barin, Alarico e il nostro buon elfo Cutalion, che insieme al cacciatore di taglie Clemens sono arrivati alla ruota spezzata. Mm-hmm. Hanno notato un paio di cose che non erano proprio strane, però saltavano all'occhio, in particolare due chisleviti belli grossi e massicci. E uno fa il giardiniere. Di cui uno sta facendo il giardiniere e l'altro invece se ne sta davanti all'ingresso dentro,
a fare da buttafuori. E vedere questa figura riporta alla memoria di Alarico una sensazione che aveva dimenticato, una specie di brivido lungo la schiena, come se fossi pronto a essere pestato sapendo che devi fare di tutto per evitare di esserlo. Nessuno picchia un sacerdote di Mor. E ti ricordi, guardando ancora meglio il Kislevita, che una scena simile l'hai già vissuta e la tua mente ritorna per un attimo a un vicolo di Aldorf. È inverno inoltrato, fa abbastanza freddo nei vicoli di Aldorf, sei ricoperto di svariati strati di vestiti pesanti, belli, sta nevicando, i vestiti sono molto ricchi, molto belli, e stai mettendo in mano a un Kislevita un sacchetto abbastanza pesante di monete. So che fa freddo, ma lasciatemi dire che è un piacere, è stato un piacere fare affari con voi e non vedo l'ora che questo si possa riproporre. Il tizio soppesa il sacchetto, lo guardo con mezzo sorriso, lo infila in tasca. Avremmo un'altra richiesta da parte del nostro comune amico. Ogni sua richiesta è per me prioritaria. Ci potrebbe essere da aspettare, ma sicuramente prioritaria. È disposto a pagare di più per fretta. E questo è sempre un modo perfetto di attirare l'attenzione di qualcuno che deve fare le cose di fretta. Forse qui non è posto per parlare. Venite in questo posto. Ti allunga un fogliettino. Leggo. No, è arrotolato. Ah, lo leggo. Questa notte. E si gira per andarsene. Metto in tasca. Mi giro per tornare a casa. E mentre sono dietro l'angolo, controllo il cosettino, vedo se c'è qualcosa quando si apre o sembra solo un fogliettino. No, sembra solo un fogliettino arrotolato con un appunto. E è scritto in codice, un codice no, per adesso che avete... non l'ho aperto ancora. Sì, sì, no, vedi solo... Poi mi sposto, vedo che non ci sia nessuno, faccio ancora un altro paio di vicoli e poi lo apro. È scritto in un codice che hai elaborato tu con il tuo socio. Weingart. Weingart. Compagno Weingart. E che avete insegnato ai vostri collaboratori più stretti, con cui fate affari più spesso, in modo che qualunque comunicazione rimanga tra te, il tuo socio e loro. Il biglietto ha segnato il nome di una taverna, che è il Boccale in Fiamme. Io che ho già avuto a che fare con questo tizio, quando mi ha detto stanotte, intendeva leggere o trovarmi in quel posto? No, trovarti in quel posto. È il Boccale in Fiamme e lo conosci di fama, non ci sei mai stato effettivamente, però sai che è gestito da un aldorfiano, un imperiale abbastanza famoso nei... Com'è la taverna? Non è una taverna particolarmente ricca, ma non è neanche il peggior bar di Caracas. È una taverna qualunque dove si trovano spesso contrabbandieri, mercanti per fare affari senza che nessuno sollevi questioni o faccia domande approfondite. Sai anche che il proprietario paga le guardie per tenersi lontane apposta. Chiudo la porta di casa. Tu sei a casa? Vabbè, ovvio. Ignorando lui che è nel laboratorio, dico solo... Compagno Weingart, sono tornato! E mi inizio a spogliare di tutti i vestiti e inizio a scegliere dei vestiti... più in stile della taverna dove dovevo andare, perché ero un po' sovravestito per andare lì senza dare nell'occhio troppo. Assolutamente. Quindi mi inizio a mettere il resto, mi scompiglio un po', mi preparo. Dall'altro specchio per fare le mie prove, no? Aspetta, meglio che esca di qui. Apro la finestra un attimo se... e chiudo la porta. Non entrare per la stanza per un po', va. Sta finendo di essiccare. Sai che non entrerei mai lì. Ah, se vuoi stare in salute ti conviene. L'ultima volta, cos'era quel ragazzino che provava ad entrare dalla finestra?
Non credo che si ricordi più il suo nome, mi sa. Allora gli do una pacca sulla spalla. Ma compagno Weingart, come vanno i nostri affari? Bene, la produzione per la settimana è a posto. Ti ricordi di quella cosa dei templi, vero? E tiro fuori la mia Bibbia di Mor, che sto studiando il giro dei templi. Ho fatto le mie ricerche. È, come si dice, ricco e facile, non brutto a dire da approfittarsene, ma facile da trovare affari. Perfetto, cioè, guarda. Leggi questa. Io tiro fuori il segnalibro. Cioè, saggio e ricco di spirito, colui che segue le ali di Mor. Non ci vuole molto a convincere una persona come si fa a diventare la soluzione per diventare saggi. Io mi avvicino alla credenza, l'apro, c'è una saliera. E poi io vado dove c'è la scrivania, dove ci sono i vari fogli, dove sto cercando di falsificare il simbolo di Mor. E tiro fuori una anforetta con dentro una polvere bianca. È quello di cui mi parlavi? È quello che fa vedere i corvi. Beh, d'altra parte, le loro visioni sono importanti. Oh, sì, sì. Per la città, per tutti gli altri. Mi sembra il minimo aiutarli. Purché aiutano il mio portafoglio. Io l'ho sempre detto che in realtà siamo dei benefattori. Oh, sì, sì. Ho una domanda da farvi, a voi due soci. Chi è l'ultima persona che avete fregato? Fregato, secondo me, parecchio dopo che siamo usciti dall'università insieme. Sono quanti anni avremo adesso? 23, 24? Beh, tu probabilmente. Tu, il nano ne avrà più. Io. 23, 24, diciamo che saranno almeno 4-5 anni che non freghiamo nessuno, perché stiamo andando più sul facciamo accordi con gli altri, non freghiamo nessuno. Sì, magari quando perché ci è andato male parecchio all'università. Volte. Che è l'ultimo che abbiamo fregato? A un compagno di corso, magari. Che gli abbiamo venduto della roba tagliata male. E abbiamo fatto dare la colpa a un altro, ovviamente il tipico figlio di papà di un conte. Sì, assolutamente. E voleva la roba forte, col bicarbonato sa come refervescente. Sì, ok. Mentre poi là, un altro prima ha solo perso un braccio quando lui gli ha cercato di vendere solo il prototipo di una pistola che aveva costruito. Perfetto. Beh, mi hanno dato la colpa alla pistola che ha comprato da qualche altra parte. Chiaro. Ovviamente, ovvio. E avete buona parte della giornata per prepararvi all'incontro di stasera. Il vostro contatto ovviamente non è il buzzurro che hai visto nel vicolo, che è solo un braccio destro che fa le cose sporche, ma non è quello che si mette a parlare di affari con voi in genere. La persona con cui vi dovete trovare non sapete come si chiami veramente, perché si è sempre premurato di arrivare prima di voi e andare via dopo di voi. Okay. Non sapete da dove arrivi. Quando vi dà un appuntamento, in genere è in un posto dove nessuno conosce né voi né lui, e non vi ha mai rivelato il suo nome. Si fa semplicemente chiamare Herstar. Herstar. Sì, è un titolo. Sembra uno stand di JoJo. Non lo volevo dire. Invece è una citazione di Preacher. Von Stroheim. È comunque un uomo sulla sessantina ormai, che vi ha chiesto parecchie volte cose particolari da recuperare o da costruire per lui. È più interessato in genere alle armi che alle sostanze chimiche. Quindi in genere sei un po' più soddisfatto del tuo lavoro, perché ti devi ingegnare invece che rifare sempre la stessa cosa. La stessa roba, letteralmente. Il cosa ci si aspetterebbe che il tizio, se, per non dare sempre troppo nell'occhio con chi si incontra di solito alla taverna, e passo il resto delle due ore a sistemarmi davanti allo specchio tra tutti i vari vestiti che ho e varie cose per diventare una persona. Fai una bella prova di fellowship allora. Per vestirsi? Sì, per vestirsi nella maniera che lui riterrà più consona a fare affari. Uno, quindi non li tiro tre. Ti aiuto.
Leon Bianco, quindi che difficoltà abbiamo già. La difficoltà è 2 quindi... perché comunque lo conosci abbastanza bene, non è particolarmente difficile. Aspetta, no, no, per quello lo ritiro. No, io non ne vedo 2 o 3 però. Lo ritiro. Attenzione, che è uno dei risultati migliori in teoria. Un successo e 3 vantaggi. Uno dei vantaggi è che ho chiaramente tutto quello che mi serve per quello che penso sia giusto fare. E gli altri 2 vantaggi è che quello che ci vuole chiedere è abbastanza importante per lui e quindi ci tiene che questa cosa sia... che vada tranquilla per tutti. A me, chiaro, se vuole assassinarci ci assassino uguale. Chiaro. Ma però magari potrebbe parlare un po' prima, magari un po' di più. Con un po' di dispiacere. Intanto monto una Derringer. Una di qua, una di qua. L'hai sistemata dall'ultimo prototipo, spero. Tu non ti preoccupare. Finché le deve usare lui, ma te che te frega. Mi dispiace, senza un braccio vale molto di meno. O magari spara troppo a destra. Io sono sempre dietro di lui quando usa quelle cose. Io non sono un combattente. Passi il tempo, ti vesti, ti non trucchi, ma quasi, nel senso che comunque ti sporchi quel tanto che basta a non farti notare nelle strade di Altdorf, ma che sia abbastanza evidente che l'hai fatto apposta agli occhi suoi, in modo da capire che non vuoi che ti vedano per strada. Mi porto una considerevole quantità di soldi, ma medio considerevole. Gli altri sempre nascosti, perché tengo molto molto ai soldi, sempre nascosti sotto le assi del pavimento dove lui mi ha costruito una trappola. Di lui mi fido. Ok, è stato il mio errore. il sole cala, la neve si fa ancora più fitta, però a parte la neve non sembra una serata particolarmente animata nelle strade di Altdorf. Andiamo? Andiamo, andiamo. Brucio il foglietto e andiamo. Arrivate davanti al boccale in fiamme ed effettivamente capite il perché del nome quando aprite la porta. Fiamme! No, c'è un gigantesco camino in fondo alla taverna che è probabilmente il motivo per cui così tanta gente si ritrova in questo posto che non avrebbe se no una grande... Ma è di legno? Il no. Posto? Beh, il camino, posto sì, il camino è di, okay, di pietra, ovviamente. Ma è fatto bene o c'è anche l'attrattiva del rischio, no? No, no, è fatto okay bene. Vengono perché in questo periodo dell'anno, quando la neve è così alta fuori, un camino così grosso e così tanta le gente dentro scalda molto bene e la gente è più contenta e soddisfatta. Mi spoglio, vado a un tavolo con lui, e passiamo lì una mezz'oretta, più che siamo arrivati in anticipo. No, lui arrivava prima di noi, quindi no, allora arrivo perfettamente puntuale. Infatti quando entrate vedete che è seduto in un tavolo, non in un angolo al buio, abbastanza al centro, come fanno alcuni studenti all'università che si mettono nelle prime file perché tanto l'insegnante guarda solo le ultime file sapendo che sono quelli dietro, e in realtà in prima fila non fa un cazzo. Esattamente in quello stesso modo lui è seduto davanti al camino in piena luce. Vedete che è il mega Aragorn. Esatto. Bello. Vedete però che all'ombra, nell'angolino, ci sono i suoi 2 bruti scagnozzi seduti che stanno giocando a carte, tra virgolette. Gliel'avete visto fare tante volte. È una cosa che fanno in automatico, non c'è nessun altro al tavolo con loro e sembra che stiano giocando, effettivamente. Ci sono sedie al tavolo con lui? 2 sedie. Se non fa un cenno quando entriamo, prendiamo un tavolo a parte. Se no, beh, vado sì, verso il tavolo. Non ci autoinvitiamo. Mi guarda, mi fa un... Mi avvicino verso il tavolo. Un cenno con la testa. Vi sedete, il Herstar. Buonasera, Weingart. Lothar. Fa cenno al locandiere di portare 2 boccali. Si direbbe mai che il posto più in vista è anche quello più comodo. E forse anche quello... È quello più caldo. Allunga le mani verso il camino. Sono contento che siate riusciti a venire. Il motivo per cui vi ho fatto venire qua è perché voi mi state estremamente simpatici. Avete fatto molte cose per me, mi sono sempre trovato soddisfatto. Delle volte molto soddisfatto. Quindi mi dispiacerebbe vedervi perdere la testa. Che brutte parole.
Diciamo che questo successo non ci dà la testa. Adesso no. Sorrido un po' per capire cosa stai intendendo e mi guardo intorno. Adesso sono sicuro che il successo non vi stia dando alla testa. Però purtroppo alcune persone non la pensano esattamente come me. In particolare credo che il suo nome sia Steinberg. Chi è Steinberg? Steinberg è il cognome di quel ricco figlio di papà che 4 o 5 anni prima avete fregato all'università e che da allora non si è mai ripreso completamente perché era tagliata molto male quella roba. Non guardi me. Oh. Diciamo che sta facendo parecchie domande in giro e per quanto io sia restio a rispondere alle sue domande, non credo che tutti i miei colleghi siano così resti a rispondere alle sue domande, soprattutto a fronte degli soldi che è disposto a pagare. Beh, diciamo che se ci dovessimo incontrare con Steinberg sarebbe sicuramente una lunga discussione. Sarebbe una lunghissima discussione. Una lunga discussione che potrebbe finire in molti modi. Più che altro è che quello che mi interessa è che, visto che facciamo di solito così tanti affari, e mi è parso di intuire che abbiate una certa fretta, una lunga discussione potrebbe sicuramente, non per colpa del tutto nostra, anche se in parte ammettiamo che è stata colpa nostra per quanto un cliente possa prendersela per una cosa del genere, ma quello per quello porterebbe a una lunga discussione. No, potesse fare qualcosa. Non guardate me, ripeto, io glielo avevo detto che era forte. Per facilitare i tempi ne guadagneremo entrambi? Sì. Io sarei molto contento di aiutarvi in questa cosa. Purtroppo non è affare mio e visto solo dando un certo anticipo e vantaggio sul buon Duca Steinberg. Beh, mi sembra più che generoso da parte vostra. Diciamo anche che in onore dei nostri trascorsi ho raccolto anch'io. Intanto la cameriera. Stava già portando i boccali per voi il locandiere. In onore dei nostri trascorsi mi sono permesso di raccogliere anch'io delle informazioni su di voi. E credo che siate in una situazione che vi permetterà di, diciamo, nascondersi alla vista del duca. Credo che voi vi stiate già informando su i dettami di Mor e della sua chiesa. Vabbè, abbiamo fatto così buoni affari, ripeto, chiaramente sono sempre stati, se non sbaglio, vantaggiosi per entrambe le parti. Con molta gente qui. Se veramente pensate che l'influenza del Duca Steinberg sia così grande, cercheremo di fare quel tesoro del vostro consiglio. E probabilmente velocizzeremo il nostro, diciamo, spostamento, probabilmente per far beneficiare anche altra gente del nostro lavoro. È una buona idea. Se posso concedermi un consiglio. Questo di solito com'era? Era uno che ci avrebbe senso che ci desse dei consigli così per il nostro benessere? Vorrà sicuramente qualcosa in cambio dopo. Sì. Ok, però è affidabile su quello? Sì, di solito sì. Per quello che ci abbiamo avuto a che fare? È sempre stato affidabile, ovviamente non fa nulla gratis, però lo sapete e ve lo aspettate anche nel vostro ramo di mestiere. Cioè, se io nella sua situazione, se nella sua situazione dessi questo consiglio, mi interessa la loro salvezza in cambio di qualcosa. Chiaro. Non è una trappola, potrebbe non essere, chiaro. Se non l'ho pagato abbastanza. Esatto. Beh, non mi sembra un poveraccio, però. No, vi sembra uno che ha abbastanza soldi per non doversi preoccupare di essere lì pagato. Lì è potere. Noi abbiamo il potere. Giovane se... inesperto. Se posso concedermi... Siamo giovani immortali! Un consiglio. C'è un... giovane abbastanza compiacente che si trova adesso nelle fila dei chierichetti di Mor. In realtà è uno dei miei contatti.
Mi faccio un tiro alla Bustorino. Da solo? Di Int, sì. Vedo quanto ho studiato. Zero. Proprio. Peccato. Secco proprio. Non fa lo sborone. Ah, io con la gente di Mordi sicuro non ci ho avuto a che fare. E che potrebbe... Già un appoggio? Oh, ottimo. Sì, io appoggi in molti luoghi che voi non avete ancora raggiunto. Dato che so che vi stavate interessando, potrei anche riuscire a farvi passare come interessati a entrare nell'ordine di Mor. Almeno uno di voi due, certo non lei, Mastro Weingart. Ma per lei ho altri piani, non si preoccupi. Anzi, io lo guardo e gli dico: saggio e ricco di spirito è colui che segue le ali di Mor. Vedo che si sta preparando. No, Mastro Lothar. È una settimana che mi ripeti il repertorio. Mastro Weingart, la sua situazione dopo tutto è quella che mi preoccupa di più e che è più in pericolo. Dopo tutto la roba l'ha preparata lei, il suo compagno l'ha solo venduta. Un po' più difficile nascondere un nano, ma abbiamo i nostri mezzi. Oh, penso di avere anch'io un mezzo, se vi può interessare. Le clono un fratello gemello. Oh mio Dio! Che prenderà la colpa! Il fratello di dietro. Ho trovato la persona perfetta su cui far ricadere eventuali colpe. Lei dovrà solo tenere un basso profilo e magari tingersi la barba. E i capelli. Non chiederei mai a un nano di tagliarsela, però... Ah, tu cosa sei, scuro o chiaro? Rosso. Red Beard Clan. E lui quando invece è Barin è rosso. Ah, uguale. Bravo. Non so, forse biondo? Nera. Nano biondo. Banale. Caduto nella birra. Beh, non tutti i nani cadono nella birra? Ero convinto di sì. No, di solito è il barile che cade dentro di noi. Comunque ho trovato una persona adatta a far ricadere la colpa su di lui, al posto vostro. Voi dovrete solo far finta di essere scomparso, io confermerò al duca che questa persona siete voi. Scomparso o morto? Dovrete semplicemente non farvi vedere. Ah, non ci vuole niente. Una domanda, Erstar. Tutto questo che ci sta dicendo, mi sembra che ogni singola cosa che lei abbia detto sia svantaggiosa per voi. No, assolutamente no. Beh, se... dovessimo seguire il vostro consiglio, penso ho bisogno di qualcosa da entrambi di voi, superiore a quello che potremmo darvi continuando a lavorare come abbiamo sempre fatto. Oh, ma continuerete a fare quello che avete sempre fatto una volta che le acque si saranno calmate. Basta che il duca sia convinto che il nostro buon Barin Weingart sia morto. Lo guardo un così attimo. Non mi ha usato. E non dico niente, ma me lo tengo in mente. Come ho detto, anch'io ho raccolto delle informazioni su di voi. Se vabbè, l'ho fatto io, l'ha può fatto farlo anche il duca. Che economicamente è sicuramente avvantaggiato, anche se ha meno conoscenze. Sì, sì, per fortuna non ho mai usato il resto. Confido nel compagno Vanguard, se decidessimo di seguire questo consiglio, cosa qui dovremmo sicuramente discutere. No, non mi aspetto una risposta per oggi, certamente. Mi aspetto che voi rispondiate il più alla svelta possibile per la vostra sicurezza. Sono molto contento che vi crociate di questo. Nel caso voi decidiate di seguire il mio consiglio, troverete uno dei miei uomini qua ad aspettare per i prossimi 3 giorni. E una volta che si saranno calmate le acque? Torneremo a discutere di affari, economia e guerra. Beh, una discussione mi sembra il minimo. Ma quelle sono le cose del lavoro classico. Qual è l'extra che chiede da noi per questo? Prima aspetterò che voi decidiate di seguire il mio consiglio. Beh, decidere mi aiuterebbe anche sapere. Beh, immagino che sicuramente... Un'anticipazione. Immagino che sicuramente Restar ci darà un compito sicuramente adatto alle nostre capacità. Ovviamente. Alza la mano verso il locandiere. Il locandiere suona la campana dell'ultimo giro. Lui vi guarda e dice: beh, bevete un ultimo sorso insieme a me e poi avremo tutto il tempo per discutere di che cosa vi chiederò
Dopotutto, la locanda sta per chiudere. L'ha mai fatto? Di far chiudere una locanda, sì, più di una volta. Okay. Bevo, aspetta. Assaggio. Assaggio. Assaggiare a me, allora. No, no, assaggio... Cioè, devi bere un sorso, appoggiare, però voglio sentire se tipo si anestetizza la lingua o qualcosa del genere. Io vado di Nature Lore. Vai di Nature Lore. ma ti metti a guardarla? No, tipo, no, naso e assaggio, limone. Fai due di difficoltà, perché... Sì, quattro. Ci fidiamo di niente? No, ma no, come sempre. Questi due dadi viola stanno tirando se fanno solo del... fallimenti. Ti vedono sostituiti con questo. No? E vabbè, due fallimenti e tre vantaggi. Allora, sei sicuro? Cioè, non sei sicuro che non sia avvelenata? Anche perché la birra copre bene i sapori. Però sei anche sicuro che in questa birra o c'è qualcosa che vi uccide all'istante o nella birra nanica è difficile nascondere dei veleni. Sono o talmente potenti che ti ammazzano sul colpo, oppure la birra nanica è talmente forte che in genere... Al massimo stai male. Esatto. Perché la fermentazione che fanno i nani non è quella che fanno gli umani, aggiungono delle sostanze... Polvere da sparo. Esatto. Non svelare i segreti così a gratis. Lo sanno tutti. Mutapietre. Mutapietre. Quella è la birra elfica. Quella è la birra del caos. Io... Bevi? Sì. Bevete tranquillamente, effettivamente la gente inizia a finire il proprio boccale, ad alzarsi e uscire, finché non rimanete solo... Io ho sorseggiato e poi non bevo a meno che lui non vedo che butta uno sguardo sul boccale e quindi dopo bevo. Si sta bevendo anche lui il suo boccale. E allora ha fatto un sorso. Escono tutti dalla locanda finché non rimanete voi tre, i due butta fuori guardie del vostro contatto, Herstar. E il locandiere, che ha fatto andare via anche gli inservienti, la cameriera. La stanza è nostra. E il locandiere va verso la porta, appoggia la chiave sul bancone ed esce. Un'occhiata in giro per vedere se c'è qualcun altro nascosto da qualche parte. Fai una prova di osservare. Difficoltà? La difficoltà è... È la disciplina di chi è nascosto. No, la difficoltà è 2, però aggiungi 2 neri perché tu non sei un nano che vede nel buio. Lui non aggiungerebbe 2 neri. Niente, è destino che voi non facciate. Quanti neanche un successo. Hai fatto? Hai cambiato anche i dadi viola, ma... No, scusa, fai provare anche a me. Cioè, ok, non c'è nessuno. Siamo a posto, non c'è nessuno. Mi dai solo viola. Mi do solo viola direttamente. Quanto hai di int percezione? Int 4. Hai osservare? Sì. Top. 'Azzo, cazzo. Non mi sì. Si cancellano. Vabbè, un successo e un vantaggio. Un successo e un vantaggio. No, non c'è nessuno e sei anche sicuro che il locandiere non sia dietro la porta ad origliare. L'hai proprio sentito allontanarsi nei vicoli, sentendo il rumore della neve. Camminando sul posto per finta, sempre più leggero. E io ora finisco. No, il bello è che fuori c'è la neve e quindi se rimani sul posto a un certo punto non fai più rumore. È vero. Se sei bravo. I cammini in cerchio. Sempre più piccoli. Anzi, sempre più larghi perché così torni alla porta. No, poi si sente. Più un po' torni indietro. La birra nanica è talmente forte che ti uccide sul colpo, ma non se sei un nano. Ma non se sei un nano, che domande. Finisco. Guardo, il boccale, lo appoggio. Come se fossi completamente a mio agio. Pensa che non sono. Perché... Ora siamo soli. Mi piace la gente che... Io sono un po' fatto dai vapori. Eravamo giovani, eravamo ragazzi. Lo so. No, glielo dico. Lasciate... Sto pensando. Okay. So cosa state pensando, è arrivato il momento di parlare di che cosa vi chiederò, in modo che voi siate liberi di decidere, magari anche stasera. Quello che chiedo al nostro buon Weingart non è nulla di più di quello che farebbe se la sua vita non fosse appesa a un filo con una spada che cerca di tagliare il filo. Ho bisogno di un oggetto... abbastanza comune nel suo popolo, ma che in città è difficile riuscire a trasportare e portare, quindi ho bisogno che venga costruito direttamente sul posto.
Un piccolo cannone, nulla di più. Ah, avrò bisogno di accedere a una fucina. La fucina sarà messa a vostra disposizione. Allora non c'è nessun problema. Chiaramente, oltre a costruire il cannone, mi servirà anche che lo insegnate a qualcuno dei miei uomini, in modo che sia in grado di ripararlo nel caso ci sia la necessità impellente. Beh, servirà anche un uomo con certe competenze, non si può prendere il primo sgherro. Non prenderò un ragazzino di strada per queste cose, sicuramente. Quello che devo chiedere al nostro buon Lothar... Domanda. Sì. Mi sono dimenticato, cazzo. Ottimo. La risposta era 42. Era importantissima. Infatti la risposta è 42. La domanda sull'universo, la vita e tutto il resto. La usiamo anche in laboratorio, quindi... Faccio come per fargli una domanda e mi fermo. Per me è un ottimo modo per sparire, quindi non lo nego. Perfetto. A me va bene. Ah, ecco cosa ti volevo fare, era per il master, non a lui. Mi fai un esempio di vita reale del potere rispetto a me, Roberto, del potere del duca Starnberg? È come se mi venisse contro la regina Elisabetta, Trump o Berlusconi? Nessuno di questi, un ministro. Un ministro. Non di quelli super importanti, però pur sempre un ministro. Alfano. Ok. Ha modo di smuovere abbastanza velocemente la gente senza trascinarti addosso una nazione. Non mi sembra così in pericolo di vita, potremmo anche spostarci di posto, vabbè, non li perderemo gli affari. Cioè, affrontarlo come finirebbe? Finirei in galera? O, più probabilmente, sgozzato in un canale. Quanta gente può... Insomma, è come se si sparassero addosso la guardia di finanza, ma di quella cattiva. Okay. Ah, ma perché lui è un duca. Giusto. È un duca, giusto, può giusto, usare giusto. La legge come mezzo suo. Ok, del duca di qua? No, è un duca. Qua, adesso, ad Altdorf, c'è l'imperatore. Ok. Quindi, no. È quel però... duca? Oh, cazzo! Però, comunque, ha un suo... Ok. Palazzo. Quindi niente di quei bui di notte. No, anche perché sì, magari non vi manderà i cacciatori di streghe a cercarvi perché è un po' più difficile giustificare la cosa. Però una guardia corrotta che dica che avete cercato di rapinare qualcuno e la cosa è finita male, si trova sempre. Okay. Senza nemmeno troppa fatica, Daldorf. Qualcosa ne sanno le cose, come si chiamano gli incantatori, quelli viola. Sì, esatto, gli ametista. Gli ametista che uno è morto. Potremmo così. Essere tipo degli uomini di colore con la custodia del telefono, con la forma di pistola in America. Oddio, siamo morti. Esatto. che le domande arrivano. C'è gente che si indigna su internet, giustamente, perché non è di tutto quanto, però no, c'è la maggior parte della gente che dice, sta bene. Sì, ok, quindi meglio evitare. Se ho mandato qualcuno... al tempio di Mor, non è certo perché io sia interessato ad avere un qualche peso o leva su ciò che succede dopo la morte in questo posto. Beh, di fianco al tempio di Mor c'è anche l'ordine di ametista, se non sbaglio. Non è neanche quello che mi interessa, quello che mi interessa è... Insight! Voglio vedere Vai. Se è vero. No, onest insight sono una pugnalata. Perché è proprio e la difficoltà però allora è la sua disciplina, sì. Che è 4. Urca! Oh, non la fare. 8 fallimenti. Se invece cerca l'ordine, c'ho munizioni più grosse. Sti. Complimenti, hai fatto un play-in delle cose che potevano uscire dal dado, tutte. Ok. No, non tutte, la cometa non è uscita. Non gliene frega niente dell'ordine. No, io parlavo di Viola. È interessato a Mor, certamente. Anche se è vero. Quello che stavo dicendo, non sono interessato a maghi e alle loro chincaglierie che trascinano solo attenzioni non volute da parte dei cacciatori di streghe, che preferirei... Beh, soprattutto quelli che hanno a che fare con i cadaveri. Avrete sicuramente a che fare con i cadaveri, ma non è quello che mi interessa. Meglio fabbricare un cannone! Quello che mi interessa è che... I maghi splendenti sono di solito quelli più tranquilli. Il tempio di Mor, come saprete, non è esattamente un tempio come potrebbe essere la cattedrale di Sigmar
dove la gente si trova a pregare ogni giorno. No, è un ospedale slash obitorio con più slash verso obitorio. E non dimenticate il cimitero. Il cimitero è la parte che interessa a me e che interesserà anche a voi. Questo per un semplicissimo e banale motivo. Diciamo, per esempio, che uno dei miei uomini venga ucciso e che abbia addosso qualche cosa che deve essere recuperato. E che è stato sepolto insieme a lui da parte di qualche chierico molto diligente che non sapeva che cosa stava facendo, perché ho fatto di tutto perché nessuno sapesse chi fosse quell'uomo. Non capisco il loro attaccamento ai cadaveri, ormai sono morti. Che siano morti, che siano vivi, che siano di valore o no, non mi interessa. Mi interessa che quello che qualcuno potrebbe o meno avere addosso è di valore per me. Questo però comporta che il cadavere in questo momento non è più alla mia portata, e se lo prendessi con la forza qualcuno si farebbe delle domande. Quanto dura l'apprendistato di Mor? Non eccessivamente, dopo tutto quanto ci può essere da imparare su come si seppellisce un cadavere. Beh, sono uno che impara in fretta, visto che dovrò rimanere lì finché non si calmano le acque, se ci mettessi pochi giorni. Sì. A fare quello che devo fare, tornerei e dovrei continuare ad andare lì. Le consiglierei di continuare a vivere lì finché le acque non si sono calmate. E poi riprendervi quello che... No, lo riprenderete mentre siete lì. Nessuno farà domande se due chierici di Mor spostano un cadavere da una parte del cimitero all'altra per motivi organizzativi. Qualcuno si farebbe domande se io mandassi degli svuotatombe a cercare qualche cosa, e verrebbero sicuramente avvisati i cacciatori di streghe. Io attirerei attenzioni che non ho intenzione di attirare. Non è qualcosa che mi interessa. È pericoloso. Ci sarebbe bisogno sicuramente di un modo per facilitare le cose una volta all'interno. Avevo già infiltrato uno dei miei uomini perché iniziasse a smuovere le acque in modo che siano favorevoli per noi. E chiaramente tutto quello che è necessario per fare un apprendistato veloce e agiato. No, diciamo in tutti con i minimi comfort. Tutto quello che sarà necessario. Non sono adatto a una cella fredda e solitaria, però mi posso adattare per un po'. Perfetto. Diciamo quindi che questa persona possa essere riesumata, il suo cadavere spostato, spogliato di ciò che ha addosso. Quanto è grossa questa cosa di cui parliamo? Una scatola non più grossa della vostra testa. Molto più piccola. Se è stata un'armatura, sarebbe stato più problema. No, no, no. Il problema è solo che, come potete immaginare, riesumare un corpo in una sola persona è un lavoro molto impegnativo che attirerebbe sicuramente delle attenzioni. E mi sembra anche più sensato procedere così, visto che probabilmente avrete sicuramente i mezzi per andare di notte a prendere il corpo, ma questo è sicuramente più semplice. Mi piace la vostra finezza nelle cose, trovo importante. A volte la strada più semplice non è la più sicura, in questo caso la più semplice sarebbe spaccare tutto, entrare con la forza e riprendere ciò che è mio, ma come ripeto, attenzioni e bla bla. Potremmo bla. Discutere a lungo se questa sia veramente la più semplice, ma sicuramente sono d'accordo con questo sono sicuro piano. Che non sia la più semplice, sono sicuro che sia la più sicura. Detto questo, io avrei una domanda: come fa a inserirlo nel culto di Mor? Cioè, della serie, il mio amico è grosso, piazzato, mentre quelli di Mor, se ricordo bene, sono rachitici. Diventano rachitici. Non sarò abbastanza a lungo da fare quella fine. E poi non... E poi sono così perché hanno visioni e... Infatti si non fanno delle tue sostanze. Non ecco, dimenticate. Mi raccomando, non infilare il naso nelle mie sostanze. Non dimenticate che ho giusto chiesto una partita di quella polvere ottima che preparate. No.
Ho scoperto che la vostra polvere in combinazione con qualcuno con una voce suadente e le parole giuste in un orecchio è in grado di far vedere quello che vuole a queste persone. Il mio uomo sono, si è già... Sono studi che c'eravamo premurati di fare anche noi, è per questo che sto pensando all'idea di entrare nel giro dei templi. Il mio uomo si è già prodigato per iniziare a elaborare nuove tecniche per essere più... preciso persuasivo. E persuasivo nelle sue visioni. La visione ha un grande potere, soprattutto se guidata. Preferisco evitare quelle cose. Ti detto questo, cervello. Si alza dalla sedia. Vi auguro una buona notte. Anche a lei, Erstar. Chiudete la porta dietro di voi. Una volta presa una decisione? Una volta presa la decisione, tornate qui. Uno dei miei uomini sarà qui ad aspettarvi. Vedete che si alza e non esce dalla porta davanti, va dietro al bancone e si sta versando da bere. Le due guardie si alzano e stanno aspettando che voi usciate. Io mi alzo con lui e faccio per andare verso la porta. Anch'io mi alzo, faccio un cenno alle due guardie. Ma ci ha detto di prendere la chiave e di chiuderla. No, ha detto dentro. Di chiudervi la porta alle spalle. Ah, chiudere la porta alle... Ok. Chiudo la porta io alle spalle guardando bene dentro fino all'ultimo momento, poi chiudo la porta. Stava bevendo un bicchiere di qualche cosa, non era birra, era un liquore di qualche genere. Compagno Weingart, quando ci siamo allontanati un po', mi puzza tutto. Bah, bisognerebbe vedere se queste voci sul duca sono vere, se no io accetterei in fretta. Esattamente. Per ora non c'è. Pensavo avessimo coperto gran parte delle nostre tracce. Non definirei coperto. Abbiamo visto anche che quelli andati al lazzaretto. Abbiamo anche smesso di promettere esageratamente cose che non possiamo dare negli ultimi anni. Mi sa che quella storia non si è chiusa bene dall'università. Intanto il vento vi sferza la faccia e la neve sta iniziando a scendere veramente pesante e state perdendo sempre più velocemente il calore accumulato nella taverna. Per questo odio questo tempo di merda. Bisogna prima accertarci delle voci. Tu hai ancora i tuoi contatti? Qualcuno. Ne hai più te sicuramente. Non... sono i miei, sono facilmente persuasi dai soldi e Stramberg ne ha molti. I tuoi sono un po' più, come si dice, affidabili su quello. Magari non proprio del giro. A parte che sono fornitori. Non so se sanno di queste faccende. Meglio essere sicuri. Posso chiedergli se hanno sentito tanto abbiamo chi ha venduto giorni. Cosa? Prendiamoci un paio di giorni per trovare. Io uno me ne terrei, non un paio. Cercherei di fare in fretta questa cosa. Beh, vedremo domani. Adesso. Adesso allunghiamo il passo e andiamo a casa. Devo fa un freddo picco. Sì, fa abbastanza. Arrivate a casa vostra e prima di riuscire ad aprire la porta. Qualcuno nel vento si sente una voce portata da una finestra e dice: il cimitero è quello che interesserà a voi per un semplice e banale motivo, sarete morti. Morti? No, non può interessarci se siamo morti. Dipende che cosa pensi che succeda dopo la morte. Oh signore. No, più che altro vedete che piantato nella porta con un pugnale c'è un foglio. Quindi è proprio una consuetudine di Aldorf piantare le cose con i pugnali sulle porte. Le buche delle lettere non c'erano. Non ci sono. Se vuoi lasciare un messaggio non è un altro modo per farlo. E beh, prendo il foglio e lo leggo. Io invece, io mentre quando lui si ferma a prendere il foglio, io proseguo dritto, come se non abitasse lì. Non lo per sanno, andare dritto vado all'angolo, mi guardo intorno e poi torno indietro dopo, quando sono sicuro che non ci sia niente. Allora, quando il buon Weingart, che ormai abbiamo capito essere Barin, prende il foglio, spoiler, è scritto in nanico, e è un messaggio di tuo fratello che dice: ti ho cercato, non sei mai a casa, non ci crederai mai, ho trovato un buon lavoro. Firmato Pintus. E schiavizza elfi. E io me lo metto in tasca con un pensierino.
Io poi torno. Sì, sì. Richiedo appena entriamo. Un messaggio di mio fratello. Non ti preoccupare. Però anch'io ho avuto il cuore in gola un attimo. Stanno andando così bene le cose. Potrebbero continuare ad andare bene. Porca scialia. Già devi andare da Mor. No, tranquillo, so trattenermi. No, puoi cominciare a fare Mor, un po' di rete mentre vai da Mor, scusa. Mor ha le sue cose interessanti. Sai che tutto quello che viene preso nei corpi diventa dei sacerdoti del culto. Preso nei corpi? Che se schifo. Qualcuno muore in città, prima di avere... Ne stanno discutendo su questa legge, ma prima di avere le possessioni i parenti, se non hanno da pagare il culto... Ah, lo trattengono come caparra, insomma. Ci sono un sacco di soldi in quel posto e nessuno di loro gliene frega niente. Qualcuno immagino di sì, altrimenti non sarebbe in piedi. Da però... come sono vestiti non si direbbe, però vabbè. Ma noi abbiamo incontrato solo gli accoliti, chissà quelli in alto. Ovunque sei in alto, qualcuno interessato ai soldi c'è, o non c'è abbastanza terreno per essere così in alto. Può essere, sarà, magari sarà un bel territorio di caccia. A proposito, prima di andare a dormire, sei riuscito a preparare quell'antidoto per la tua polvere? Io farei un tiro qui per vedere se ci sono riuscito. Perché mi troverò probabilmente, ce ne sarà molta lì e vorrei evitare che... di drogarmi inavvertitamente. Magari fa parte, tre. Magari fa tre? Parte, fa parte delle visioni. Sai se ti arriva una stella del caos e dici sì sì, ecco l'antidoto. Peggio, sarebbe bellissimo. Intanto no. No, due vantaggi, dai. Ci sto lavorando, sta lavorando. Domani, dopodomani sarà pronto. È a buon punto. È a buon punto. È anche risparmiato sul processo. Incredibile. Beh, il prima possibile, magari mandamene una confezione dopo. Confezione. Un blister. E lui è famoso per i suoi pacchetti. Ah, ok. Vabbè. Passate la notte, nessuno viene a bussare alla vostra porta o a cercarvi, quindi... Ben sprangata dopo... con la sedia a bloccare. Il giorno dopo. Io il giorno dopo, mentre gli chiedo a lui di andare a controllare, a parlare con i suoi contatti. Sì, io vado a fare quelli. Ha smesso di nevicare il giorno dopo. A te cosa ti ha chiesto di fare? Di sparire? Dico sì, di sparire, tingermi la barba e costruire un cannone per lui. Allora io inizio a preparare io... andato a studiare, stavolta lascio i libri degli altri sacerdoti, studio solo quelli di Mor, culto e tutto quanto, e poi chiedo ai miei contatti... contatti di qualcuno che sia in grado di falsificare documenti, far sparire la roba, la gente. Hai qualche cosa di apposito tra le svariate mosse che hai o no? È possibile di no, ma è possibile che ce l'abbia. Siete bravato, pensavo. Ce ne ho una che però andrebbe molto interpretata alla larga. Però la prima frase non ci sta. Ma sai che io interpreto molto alla larga, come valutare? Usi, si chiama Devious Maneuver. Ok. Usi qualche sporco trucchetto per dare un vantaggio a un alleato. Ok. Di solito è per una distrazione o per dargli una nota. Io invece voglio usare qualche trucchetto per dare un vantaggio alla sua sparizione parlando con i tizi. Scaldaggeri. Immagino a giri ti faccio tre. Dicevo, tipo due, un nano ricoverato, gli andiamo a tingere la barba di notte. È svenuto, laboratorio. Beh, tu sicuramente per... cioè, immagino ci avrò la proficiency scaldagger lì ai tempi. Difficoltà? La difficoltà... La difficoltà qua in teoria contro l'osservazione del tizio. Ok, quindi in realtà diciamo... Del gruppo che lo sta cercando. Del gruppo... degli scagnozzi in questo caso, neanche suo, quindi fai tre. O anzi, due neri e due viola e un nero. Big money no whammies. Nice. Ritira il giallo. Ritira il giallo. Porca. Ritira il giallo.
Oh, 6 successi. 6 successi. Questo in teoria di base fa con 3 successi, gli dà dei un sacco di bianchi, può fare una manovra, eccetera, però io cerco di... Maneggi tutta la giornata per... Cerco i contatti quelli affidabili che sono sicuro che non possono venire corrotti neanche da qualsiasi somma di denaro, sono pochissimi, però loro sapranno successi. Sicuramente come fare. Io vado per cercare... Non vedo l'ora dopo come riesce sta cosa. Wilson, il lavoro trovato da Pintus non è la taglia sulle loro teste. No. Allora, io andrei tra i miei vecchi... Si tratta di lavorare al boccale in fiamme. Chissà che fine ha fatto il padrone dopo. Beh, gli ha cambiato... Ma poi non era il boccale infuocato? È diventato il boccale infuocato. Ah, ok, quindi proprio quell'originalità nel cambiargli il nome, è no? Pintus. È Pintus, giusto, ci sta perfettamente. Ciao, Manto. Infatti, lo ricordo... Puoi scommettere? Io ho detto boccale in fiamme, dico, boh, sarà tipo un competitor. Lui voleva chiamarlo e quindi dà fuoco magari a quel locale. No, questo è per attivare Big City Bravado. Ok. La difficoltà è solo un nero, giusto? No, la difficoltà è 2 viola e un nero. 2 viola e un nero. Ok. Quello lì, la difficoltà segnata sulle carte azione è sempre in più oltre no, alla difficoltà. Proprio no. No. Esatto, prima di questo ti devo dire una cosa, sui 6 successi. No. Sui 6 successi. Considera che la tua informazione non mi cambia niente. Ok. Perché non mi fido per niente di quei contatti. Però giusto per testare le acque su cosa ne pensano quando ci ho parlato del barone Stamberg o del fatto... Duca. Del duca Stamberg, Stramberg. Steinberg. Stramberg. Stamberg, la Stamberga. Ciao Simone! Ancora del duca Steinberg e se ci sono notizie un po' sai testare le acque. Allora, del duca Steinberg alcuni te ne parlano male perché è uno di quelli che se la tira molto nell'essere un duca, lo fa pesare molto ai suoi contatti. Qualcuno commenta sul fatto che il figlio è in coma da anni? No, non è in coma, è solo diventato lo scemo del villaggio. Ah, ok. Per cui la cosa è peggio, perché se fosse in coma lo reputerebbe morto e quindi non se ne preoccuperebbe più. Invece così ti dà imbarazzo pure. Invece così lo imbarazza molto perché lo deve presentare comunque alle persone, però è lo scemo del villaggio, si comporta come un bambino di 6 anni. E prima di dare la mano potremmo dargli la soluzione, prendiamo un tizio, un capro espiatorio e gli diamo, gli facciamo portare, diciamo al tizio che deve dare della droga al figlio, dell'altra droga che gli permette di curarlo. Con quella ci schiatta. Bello, fallo molto più dove abbiamo risolto tutto. Io ti do la droga, poi divertiti. Potrebbe essere un'idea. La droga, guarda, io ti indico la credenza, la droga sai dove. Avete 3 notti per tornare da Hairstar e farvi dirgli sì o no. Quindi... Io vado a cercare le informazioni che confermino questa ricerca da parte del duca. Quindi vado tra i vecchi contatti. Uh-huh. Degli approvvigionamenti e sento se cercano fornitori sul fatto successo all'università sul figlio del duca. Ok, tira scaldaggeri, però invece di agilità lo consideriamo più vita da strada, quindi mettici la fellowship. Ma quanto è bello il figlio del duca, ma quanto è bello il cavallo del duca. Allora, non vi dico quanto era bello il figlio del duca. Vado di uno di non fortuna. Vi dico quanto era bello il duca e non vi dico quanto rimase sorpreso il duca da quanto bello era il duca. Aiuto. Rende uguale. Se ci puoi mettere qualunque nome. Io mi prendo il anche mio il figlio tempo. Del conte. Mi prendo conte. Il mio tempo per intracciare a modo tutti i contatti. La difficoltà è 2 base perché quello non è particolarmente difficile. Però, dato che ci sono in giro i soldi del duca, probabilmente c'è anche un nero. Non è che mi dai una mano. No, sì. Lui l'ha fatto con il... Ti do 2 bianchi. L'ha fatta apposta. Prendiamo anche un po' di fortuna, va. Vale solo se cade qua dentro, mi piace per te. C'è il vassoio dei dadi apposta. Allora. Beh, farcela ce l'hai fatta. Adesso vediamo quanto bene. 2 successi e un vantaggio. Meno male ho speso quella fortuna. Grazie, Rob. Allora, da è molto da manto.
Sono sicuro che Manto avesse detto il nome del bar come Bar H. Sì, infatti gliel'ho bocciato. Ma ecco, qualcuno gliel'ha cambiato di notte. Esatto. No, no, mi ricordo che aveva detto Bar H. Io l'ho cassato. È grande, quindi. Manto. È stupendo. Me l'ero perso. Confermo. L'aveva detto. Non era proprio uscito perché il bar era senza nome fino alla puntata era scorsa. Era bellissimo baracca. Ti ho fatto dimenticare. Tu non hai visto niente. Tra i tuoi contatti effettivamente ti dicono che il Duca ha fatto parecchie domande in giro. Nessuno dei tuoi contatti ti dice di aver detto nulla. Però sai che ti puoi fidare fino a un certo punto. Se anche l'hanno fatto, però sai anche che sono stati molto generici, perché se avessero detto effettivamente qualcosa su di te t'avrebbe già trovato. Potrebbero essere stati il più vaghi possibile, ma sai anche che comunque sta continuando a fare domande. A quello che è stato vago con me gli posso fare scrutinize? Assolutamente sì. Quindi intuition... che su intelligenza contro target guile. Ok, il suo guile sarà un viola e tre neri, perché la sua fellowship è molto fortuna, scarsa, ma si è allenato molto a cercare di essere una faccia da culo. E la faccia da culo gli è venuta male stasera. Hai uno svantaggio. No, non hai neanche uno svantaggio. No, no. Hai solo due successi. Ho due successi. Che dici, se mi sta prendendo per il culo, lo capisco. Cos'è un che successo dice? Impari qualcosa di insignificante su un fatto del personaggio. O un dettaglio, per esempio, un dettaglio relativo a discrezione del master. E quindi io lo sto abusando solo per quello. Suo figlio è un coglione. Utile. No, anche perché lo sta facendo sul suo contatto in questo momento. E vedi, questo tuo contatto è uno di quelli che è uno dei ricettatori. In genere ha cose rubate in giro che rivende più o meno legalmente, facendo chiudere un occhio alle guardie. Quindi è stato ricattato. Vedi, no, più che è stato ricattato, vedi che quando si gira per prendere qualche cosa, si mette una mano sul fianco come se gli facesse molto male e zoppica un po'. Oh. Io per muovere la compassione voglio fare first aid per vedere se lo posso aiutare. Perché una delle mie droghe diluite può fare da medicina. Ok, però tiri la tua conoscenza, la tua abilità di first aid, sì, ma con fellowship. Con fellowship. Perché okay, stai cercando di farlo per convincerlo. Sono un intenditore, so fare il triage, il quadriage. E la difficoltà è il guiage. E l'ammazzo. No. No, non l'hai, fa mettere mai addosso. Non l'hai convinto assolutamente a farsi toccare. Ah, no, i vantaggi ce li ha lo stesso. Ce li ha lo stesso? Come abbiamo sempre fatto. Okay. Non riesci a vedere esattamente che cosa sia successo. Però capisci anche che ti sta tenendo lontano apposta, perché sta cercando di tenersi nascosto qualche cosa. Beh, scrutinizzo, l'ho già usato. C'è la telecamera. Lì sta tenendo il microfono perché gli sta cadendo. Scappa, scappa, butta via tutto. No, adesso che ti sei un po' avvicinato però, vedi anche che dietro al bancone, dove tiene in genere le cose più delicate, ci sono anche molti scaffali vuoti, e per terra vedi che ci sono ancora pezzi di vetro. E qui c'è passato una tempesta. Qualcuno è stato qua, molto probabilmente l'ha menato e gli ha ribaltato il negozio. E di recente. E di recente, perché i vetri sono ancora per terra. Vabbè. Pochi, evidentemente ha cercato di pulire, però tra la ferita e tutto il resto non ha tolto tutto. Io lo ringrazio con qualche moneta e un sacchettino di erba medica. Erba medica.
Muta pietra. Fascinata. Così. Ah, vedi che su uno scaffale ha una pietra verde. Ah, a forma di Ganesh. Luminosa. A forma di corvo. No. E beh, ho ottenuto quello che volevo sapere. E io ritorno al nostro covo. Casa, nascondiglio. Io il giorno, tutto il giorno ho studiato. Mi sono informato con i contatti. E il mio piano per il giorno dopo e poi la sera ti diamo la risposta è andare a fare un sopralluogo dal Tempio di Mor. Ok. Tu vai al sopralluogo, io mi faccio trucco e parrucco. Tu cioè, quando torni a casa trovi un altro messaggio alla porta. Ci metto la bacheca di sughero sopra. Può essere una buona idea. È un altro messaggio di tuo fratello. È ovvio. E che ti dice: veramente non sei mai a casa, dove cazzo sei? Un ragazzo impegnato. E soprattutto, chi cazzo è il duca? Firmato Pintus. Quando entri sul tavolo c'è tutti gli ammenicoli alchemici per colorarsi la barba, i capelli. Perfetto. Che usare la roba di laboratorio non era una buona idea. No, no. E sapevo che l'avresti usata, quindi mentre passavo... Mi hai risparmiato un tiro. E poi se usciva... ti vedevi con la barba colorata, ma non era vero. Poi ero dai contatti quelli un po' più fighetti. Allora, stesso del caos. Un po' più fighetti, lo sanno come ci si colora. Anche perché tu sei pieno di trucchi e poi per fare i tuoi raggiri. Sei andato dai facevi i miei raggiri, adesso è solo per aiutare gli affari. Beh, sempre raggiri solo. Beh, no, c'è qualcuno in cambio. Allora, se no anche le donne che si truccano sono raggiri. Infatti, sono dei raggiri. Ok, il raggiseno imbottito dal raggiro. Vabbè, io passo... I jeans che tengono sul culo sono un raggiro. Tutto quello che... Come anche il calzino delle mutande, eh. Sì, sì, è da una parte e sì, dall'altra. Sì. Dall'altra? Passo il tempo. Se lo metti dall'altra è un problema il calzino. No, intendo le donne e gli uomini. Stavo reggendo la sua battuta bruttissima. O magari è qualcuno che fa finta di avere le emorroidi perché ha un suo feticcio sessuale. Va bene, ci sono tante quello. Cose peggio in Giappone. Esatto. Ciao giapponese. Ok, comunque, vado. Io gli racconto quello che ho studiato, quello che ho saputo e che a quanto pare che sembra che la soluzione migliore sia costruire un cannone. Accettare l'aiuto. Saresti in grado? Penso di sì, con education penso di sì. Essendo in teoria nano, sì, al massimo ti prendi un po' di tempo. Però non l'hai fatto. E non è che qua puoi andare su Canon Overflow e leggere come si fa. No, in teoria sì, perché nostro padre faceva l'armaiolo. Ah, quindi perfetto. Non guardare Pintus, però. Io ho conosciuto prima lui in realtà nel gioco. Quindi... Pintus ha capito come usarle le armi e basta, perché non arrivava più là. Quindi vado a dormire poi. E poi il giorno dopo io vado a trucco e parrucco. Sì, ti lascio le istruzioni che mi ha detto uno dei contatti. Cerco tipo, anche di modificarmi la barba, tipo prima l'avevo tutta unita, mi faccio le treccine, le unisco, la spacco a metà. Io oltre a fare un sopralluogo a Tempio di Mor, non dentro, faccio un sopralluogo fuori, faccio se vedo qualche sacerdote che se ne sta andando per un lungo viaggio, gli faccio qualche domanda, ma se no se è un locale no. E poi nel mio giro in città vado a vendere tutti i miei vestiti e tutto quello che io ho in casa di valore. Ok. E nascondo poi tutto in un altro posto, nascondiglio, dove c'ho, che probabilmente c'è ancora nel futuro, ma non me lo ricordo più. Giusto, la casa... Centinaia e centinaia di monete d'oro, perché non è in quella casa. Vado a ma io avrei potuto saperlo. Perché in caso dovessi scappare... Non lascio un sacco di monete, di roba, perché i soldi sono importanti. Non lascio roba, monete in casa. La casa me l'avevamo in affitto di proprietà. Chiaramente in affitto. In affitto. Allora potremmo lasciare anche detto al padrone di casa che fissiamo, saldiamo per il mese. No, no, lasciamo così. Tu devi essere scomparso. Ma che? No, scomparso no, tu non scompari. Cioè, tu scompari, ma viene messo qualcuno al posto tuo a prendersi il colpo. Ah, giusto. Ah, okay. E io allora tolgo tutto quello che mi riguarda. Quindi tu posso scrivere a Pintus? Ah, mi raccomando, non accettare lavori strani di venire a casa mia. Chiaramente io mi... Puoi lasciarglielo scritto, io mi piantato nella porta con un ovviamente. Io mi fido di lui, ma fino a un certo punto, quindi lui non sa dov'è il nascondiglio di tutti i miei soldi.
Ok. Fai un tiro di fellowship puro, senza difficoltà. Vedere quanto riesco a fare bene il tutto. Esatto, per ogni successo una moneta d'oro, per ogni vantaggio 10 monete d'argento, che non sono una moneta d'oro, ricordiamo. 100. Lo sa bene Putalion. Sì, perché non ce l'ho ancora. 1, 2, 3, 4 successi e un vantaggio. 4 monete d'oro e 10 d'argento. Più qualcosa che c'avevo prima. Ok, più qualcosa che c'avevi prima, tanto fai una decina non di lo so monete dov'è. d'oro. Sì, metto Più o tutto in meno. un posto imboscatissimo. Dovevi tirare i dadi con Stance rossa, guadagnati col sudore del sangue. Sì, mi dispiace, però Meglio almeno studio il nascosti. tempio. Alla fine, Esatto. cioè, sono giovane, c'è tempo. E fai una prova di osservare per vedere chi va, chi entra, chi esce dal Conta la tempio. visione? Beh, sì, Quindi aggiungo un chiaramente sì. bianco in più. Però osservare c'ho sempre. Magari c'avevo di più prima di entrare in questo. Dai, uno in più. E poi vabbè, osservare sicuramente. E la difficoltà 2. Perché non ti aspetti Meno grosse male che ho fatto la cose. cometa. Due vantaggi. Ah, ti sembra comunque molto tranquillo, non vedi nulla di strano succedere intorno al tempio o al cimitero. Qualcuno, qualche famiglia che porta un cadavere. Per come è trafficato di giorno, quanto mi sembra fattibile il tutto di notte? Sembra una cosa semplice. Sì, anche perché comunque Vedono a che Altdorf. fare quei cadaveri. Eh sì. Altdorf è una città grande, sì. Però, a parte che non tutti portano i propri cadaveri al cimitero Chiaro. perché costa, ci sono delle fosse So che comuni, costa. ci sono delle fosse Vi prendono comuni, tutti i soldi. ci sono quelli che preferiscono far sparire i cadaveri dei propri nemici in un fiume o in un vicolo e che non Chiaro. vengono O certo dentro portati le al fogne. cimitero, nelle fogne. Quindi c'è della gente che va avanti e indietro, però non è una massa infinita che tutto il tempo c'è qualcuno che entra e che esce. Sarebbe un problema. E di notte comunque il cimitero è chiuso. Però L'unica vabbè, cosa noti che effettivamente, come ti avevano raccontato, non è che tu avessi passato particolarmente molto tempo al cimitero, da una parte c'è tutto il cimitero, e c'è una piccola parte dove non va nessuno, dove vedi i simboli di uno degli ordini di magia. E ok. da Sì, lì ma si non può passa andare a fare un nessuno. giro al cimitero? Sì. Che non è dentro il tempio, è di No, è di fianco. fianco al tempio. Faccio un giro al cimitero e provo a fare un giro. Cioè, il tizio non mi ha detto il nome del tizio. No. Non mi ha detto neanche in che parte del cimitero era. Allora No, è molto furbo. faccio giusto un giro per vedere com'è il cimitero. Poi torno a casa. Il cimitero è anche abbastanza grande, ti rendi conto che se non fate particolarmente rumore e ricoprite Se ne accorge velocemente, essendo in due, nessuno. non se ne accorge nessuno. Ok. E poi torno a casa. Essendo due, io devo fabbricare cannone. No, ma loro sono in due. Lui Ah! e l'uomo di Herstar che è già Ah, dentro al tempio. ok. E torno a casa. Tu ci sei? Nero. Perché secondo me stai meglio biondo. No. Se no Direi mi chiamano Luana. di andare a locanda. Siamo d'accordo quindi? Poi una volta finito dobbiamo trovare un modo per tenerci in contatto. Solo un'ultima cosa. Scrivo un messaggio a mio fratello. E gli scrivo: mi raccomando, non accettare lavori che mi riguardano o che ci riguardano come Ah, famiglia. minchia, te che sei gemello saresti perfetto a mettere una risposta tua. Casca proprio lì. Direi Gli andiamo metto alla dei. locanda. Che gli vorrei far arrivare dei soldi, ma. C'è un contatto di fiducia per mandare le cose, un Sì. corriere di fiducia. Sì. Tramite un corriere di fiducia gli faccio arrivare dei soldi, fatti una bella gita. Vai a trovare nostro padre che ti manca. Viene alla locanda? Eh? Viene alla locanda? Sì. Mentre andiamo alla locanda ti racconto ridendo di alcune per tenere sul morale di storie che stavano parlando alcuni fuori al Tempio di Mordi, grossi topi nelle fogne. Con queste Ma questi cavolate. hanno visto una Cose che tipa. non Sì, esatto, una esistono. tipa che
scappata da un grosso topo, chi lo sa, perché mi sembra forse una nostra cliente. Topi nelle foglie, poi ti dico, la prossima volta scopriranno uccelli nel cielo. Ah, aspetta, non hai sentito l'ultima notizia? Hanno trovato pesci nell'acqua. Mamma mia, e poi l'acqua calda. Vabbè. Una bella scoperta. Andiamo, tanto sarà una cosa facile, ce la troviamo di mezzo un paio di mesi. Secondo me vuol dire che lavoriamo bene. E poi continuiamo. La nostra droga fa certi effetti buoni su certa gente per sparare certe cazzate. Potrei prenderlo anche come un... come si dice, un sondaggio di come viene usata al tempio per poi darti idee una volta tornate. Potresti perfezionarla solo per i sacerdoti. Sì, vediamo. E torniamo alla locanda. Tornate alla locanda e ci tornate più o meno alla stessa ora a cui siete andati. Sì, puntuali alla stessa ora. Aprite la porta, la locanda è vuota. Andiamo separati però. Ok. Per un semplice motivo, io ho cambiato aspetto, se ci vorrei andare in coppia. Bravo. Ma difatti ci siamo messi d'accordo che tu non vieni al tavolo, ma ti siedi per affari tuoi, ti bevi qualcosa. Sì, perfetto. E io, se quello che non sei riuscito a origliare, ti racconto tutto dopo. No, tanto dobbiamo fare due lavori separati, quindi. Ah sì, e poi ci sedremo. La locanda in realtà è vuota. All'interno ci sono i due bestioni chisleviti di fianco al fuoco che si stanno scaldando le mani. E seduto all'unico tavolo a cui è seduta della gente, Herstar, che si sta bevendo, sorseggiando un bicchiere, sembra di brandy. Come al solito, se mi guarda mi siedo, se no vado ad un altro tavolo. Non c'è neanche il locandiere, sono solo loro tre. Ah, con le guardie? Ah, allora chiudo la porta, entro, passando un po' più vicino al bancone, gettando un'occhiata a vedere se c'è qualcuno dietro, c'è qualcuno in cucina, eccetera, e poi mi vado al tavolo. Ricordati che ora sei solo. Il figlio al prodigo quindi torna a casa. Sono molto contento di questo. La casa di Mor è sempre stata la mia casa. È la giusta attitudine con cui iniziare questo discorso. Ho fatto un sogno. Vedi che vedi che prende una sacca, te la porge. Non fa nessun suono. Sì. Non è un suono solo. Do un occhio alla sacca solo con gli occhi e poi guardo lui di nuovo. Questa è la vostra nuova vita, Mastro Lothar. Apro la sacca. C'è la tunica più brutta e grezza che tu abbia mai visto. E un medaglione di legno con un corvo disegnato sopra, non troppo bene. Come faccio un tiro per vedere se mi sono preparato qualcosa prima? Stunt? Fai un tiro di fortuna. Tira solo 3 dadi fortuna perché non hai ancora speso nessuna fortuna. E basta. Quasi 0. Quasi 0. Beh, con questo è abbastanza facile. Sì, metà e metà. Almeno, sì. Vantaggio. Prendo la tunica. Lascio il medaglione dentro, tiro fuori dalla tasca un altro medaglione di legno, fatto sempre il rozzo, eccetera, ma il corvo è fatto meglio, perché mi sono allenato a disegnare il corvo. L'hai fatto tu. Se c'è un problema, userò questo, mi sembra più appropriato. Sì. Metto, mi sistemo in un attimo, tipo scompigliandomi i capelli, un po' la barba e togliendomi un po' del come si chiama, il correttore delle occhiaie, tutti gli occhi mi... Sono sempre grosso, perché sono un tizio parecchio grosso, che tiene parecchio la forma fisica. Sono un po' ridicolo con queste cose, però vedi, il carattere un po' cambia. Vedi però anche che la tunica è fatta apposta da mascherare un pochino il tuo essere grosso. Sembri solo con le ossa grosse, non sembri un tizio palestrato. Da buon professionista provo varie posture per darmi l'apparenza più rincricchiata possibile, cercando di guardare nello sguardo di lui quando sembra quella più giusta. A un certo punto ti fa un cenno, dice: penso che sia sulla buona strada. Come dovremmo chiamarla da oggi? Ci ha pensato? Fa ridere fuori dal gioco, ma è un'unione di due nomi. Lothander.
Questa è una cosa per me e Claudio che lo odiamo a morte. La Thunder. La però, Thunder. Però io mi chiamo Lothar Asselvander e Lothander. Lothander. E sia Lothander. Mi sembra che sia ancora un po' troppo simile al vostro nome, ma avrete modo da qui a domani mattina di Assar. Meglio. Con l'H. Meglio. Assar, sì, allora. Perfetto. C'era un che di stilistico in Lothander, ma... Capisco la vostra... È un po' come mettere la firma quando si fa... Esatto, lasciare una sì, prova di aver fatto il colpo. Non è mai troppo saggio. Adesso che avete deciso di prendere parte a questa nuova impresa commerciale, posso rivelarvi il nome della persona che andrete a cercare all'interno del tempio. Oh, non vi preoccupate, rimarrà un segreto. Rimarrà un segreto, come è giusto che sia, tra sacerdote e confessante. Anche perché non vi conviene rivelare segreti. No, i miei voti a Mor mi impediscono di rivelare alcunché. Bravo. Vedo che ci riusciamo come sempre a capire. Cercate Christoph all'interno del tempio. Lui sa quale corpo dovete riesumare. E questo avete detto che preferite che venga fatto prima dell'ultimo giorno in cui rimarrò lì. Quindi ci sarà qualcuno a venire a riprendere quello che recupereremo? Sì, uno dei miei uomini verrà a parlare con Christoph. Il momento migliore credo che sia intorno al mezzogiorno, quando il sole è più alto, visto che c'è molto via vai, potrebbe dare meno nell'occhio. Sul quando effettivamente fare ciò che vi ho chiesto, discutetene con Christoph. Mi aspetto che in due persone di... È affidabile, immagino, visto che è il vostro contatto. Assolutamente, al 100%. Non c'è problema. Se confido che tra voi e lui siate in grado di capire quando sarà il momento più consono per effettuare il movimento. E quando mi aspettano al tempio? Domani mattina. Ma in realtà questo documento, in cui potete ancora aggiungere il nome, prova che siete un chierico in viaggio per il suo apprendistato, quindi potreste anche arrivare di notte. C'è spazio per aggiungere cose? Il nome. E basta? Non c'è scritto che sono uno da trattare con un certo rispetto, perché nobile o qualcosa, no? Quindi proprio base. Digrigna un po' i denti. Perfetto. Domani inizierà la mia nuova vita. Per qualche mese. Addio allora per il momento. Per star. Spero di fare affari con voi nuovamente. Certo. Spero anche che non ci vedremo molto presto. No, non credo. Se tutto va come è sempre andato e c'è questo rapporto di fiducia, sicuramente continueremo a fare insieme. E qui ci metto col tono una velata minaccia. Però solo col tono. Airstar facendo a una delle sue guardie che si erano spostate da davanti al camino ed erano davanti alla porta. Tutte e due. Non mi sono mai girato. Anche se volevo, tipo con la coda dell'occhio. Però mi sono... Facendo a una delle guardie, dopo questa tua velata minaccia, tu arrivi davanti alla porta e loro non si sono ancora spostati. Ti fissano per un attimo anche loro. Io sorrido. Guardandomi. Loro no. Poi uno si sposta un pochino da lasciarti passare, ma devi passare... Posso sapere il suo nome o essere venuto a sapere in qualche modo? Sì, no, li conosci. Uno si chiama Dimitri e l'altro Ivan. Dimitri, Ivan, buona serata. E esco passando... Così, ma sempre sorridendo. Ti fanno passare apposta scomodo tra loro due. Purtroppo, la tunica. Scusate. Esco fuori. E vado a casa. Preparo un foglio dove scrivo tutto quello che so di Losco, di Airstar. E la mattina dopo vorrei, quando è prestissimo, andarlo a mettere dove c'è il mio nascondiglio. Ok. Così se non vengo a riprenderlo in chissà quanto tempo,
Nessuno lo saprà perché non hai detto a nessuno. No, vabbè, ma qualcuno prima o poi lo troverà magari. Ok. Se non lo trova nessuno, meglio. Nessuno dei miei soldi. Star, quello morto 10 anni fa. E poi ne preparo un altro in caso da poter mandare meglio. Però okay, non lo do a nessuno. Non mi lo manda a tutti i giornali della città. Esatto. Se non ci sono i giornali. A tutti i cazzatori. Sì, però diciamo che preparo una cosa del genere, okay, no? La cassetta. In modo che se mi succede qualcosa... Se poi cacciatori di streghe sono come il nostro cacciatore di streghe, chi è sta? Che chi lo conosce? Vediamo se il vostro cacciatore di streghe lo conosce. Sì. Insomma. Sì, ma poi più che altro, si è dimenticato. Visto che non credo di ricordare di ritornare e per evitare di fare questa cosa, probabilmente comunque sono andato in giro. E io mi sa che lui non lo incrocio. Okay. No, io mentre infatti uscivo gli ho fatto solo un cerchio. Perché a sto punto niente corriere, vado direttamente da mio fratello per aspettare il suo tempo. Dove? Non sai dove sia. Non so dove era a quel tempo. No, girava di taverna in taverna e di casa in casa a scroccare un posto, perché tu non eri mai a casa e non poteva mai dormire da voi. E non gli avete mai dato una chiave, giustamente. Giustamente, io sono svegliato di Tintos. Come lo posso intrecciare? Allora faccio il giro delle taverne, quelle più abituali. Ok, fai anche tu un tiro di culo, però tu hai un solo tiro culo punto solo fortuna. Yeah. Lo cerchi, fai un giro in 3-4 taverne dove in genere si ferma a bere, ma non lo trovi. O non è in una taverna ed è a casa di qualcuno, o ha trovato una nuova taverna, chi lo sa. E allora cacchi suoi, cioè, se non si fa neanche trovare. C'è un posto magari che usualmente frequentavamo, che con... Vabbè, ora ci siamo trasferiti ad Adolf, ma punto di collegamento, cioè io ero all'università, lui... Lui ha fatto il primo mese e mezzo di università e poi ha abbandonato l'università. Ok, da quanto? Anni? Da quanti anni avete finito voi? 4-5 anni? Quindi sono almeno 5-6 anni che... Lui è una decina d'anni che gira per le quattro taverne. E... ogni tanto fa dei giri fuori, sai che hai dei contatti fuori dalla città, ogni tanto aiuta a portare dentro alla città delle cose, ogni tanto fa uscire, prova a chiedere qualcuno in giro, qualcosa attraverso i miei contatti, se qualcuno l'ha visto, se sa dove lavora al momento. Fai una prova di fellowship su fellowship secco o guile potrebbe andare. Convincere qualcuno a, allora, a dirti dove. Quindi non sono cacciatori di streghe, sono le guardie di Temes. Difficoltà? Difficoltà 3, perché in realtà tuo fratello è difficile da trovare in giro. Magari lo sanno, però... Ci vuole un miracolo. Ci ha contatti anche lui. Sì. Ma un grosso non basta miracolo. Non basta un miracolo. No, no, no. Anzi, ti sembra che qualcuno per strada... ti stia tenendo d'occhio. E vista la sensazione... Perché inizia a fare troppe domande e ti senti osservato. Tuo fratello è più crasso di te nei rapporti con i fornitori. Allora, tazzi suoi. Io vado a taverna a Airstar. Facendo in modo di non essere seguito. Ok, allora fai vado anche una prova di scandaggeri. School duggeri. E la difficoltà sarà sempre 3. Facciamo che ci prendo il mio tempo per non farmi seguire, che c'è la neve, c'è questo, saltarla. Visto prendi, ci prendo il mio tempo. Prendi parecchio tempo, però... Minchia, metti il tuo tempo. È per quello che non ci siamo visti in taverna. Esatto. Tu sei arrivato il giorno dopo. Lui aveva detto che era qua per i prossimi 3 giorni. Quindi... non ha detto la mattina non ci sono, la sera vado a letto. Sarò qui tutta la settimana. Fai parecchi giri passando nei luoghi più affollati in modo da far perdere le tue tracce e finalmente arrivi al boccale in fiamme, da cui non senti provenire nessun rumore. Vedi che la luce dentro è accesa e io busso. Bussi, non ti risponde nessuno. Faccio per aprire. La porta è aperta. Entro.
Appena apri la porta, davanti ci sono le due guardie chislevite che ti squadrano. Stai un po' sul cazzo tu a Dimitri. Sì, mi piace un po' razzista. Devo piacere restare. Mi porto il subo di Dimitri. Un po' infastiditi ti lasciano passare e chiudono la porta. Mi riconoscono così alla volée? Beh, sapevano che doveva arrivare un nano di notte. Ti sei tinto, però. Vabbè. I nani sono tutti uguali. Razzista, vedi? È Dimitri questo. È veramente Dimitri. Nani tutti uguali. Nani tutti uguali. Ma visto uno, sono, visti tutti. Ma non ci sono nani. In Kislev. Per stare in piedi davanti al camino, con in mano sempre un bicchiere di qualcosa alcolizzato. In realtà non sta bevendo, è acqua colorata per darsi un tono. Tracce di sentire una merda. Tracce di sangue nell'alcol. Non sapete. Sempre lì torniamo. Buonasera, Stark. Star. Dopo tutti questi anni ancora sbagliate il mio nome. Fumi di laboratorio. Spero che siate pronto a costruire qualcosa di robusto, solido, affidabile e che per molti anni non debba essere sostituito. Ho intenzione di usarlo prima o poi. Ah, ok, non un paio d'anni, vari anni di uso. No. Perché chiedi se riuscire a fare un cannone che durava 2 anni? Abbiamo sbagliato lavoro, cazzo. No. Sì, ok. Usarlo tra un paio d'anni. Certamente, nessun problema. Cercherò di servirla al mio meglio. Sì, anche perché, come ben potete immaginare, se non dovessi essere soddisfatto del vostro lavoro o voi faceste un lavoro pessimo, di proposito, non finirebbe bene per nessuno. Credete che abbia fatto un pessimo lavoro finora? Finora non l'avete mai fatto. Non vorrei che questa pressione vi facesse sbagliare, quindi preferisco che vi prendiate il vostro tempo se necessario. Assolutamente. Non ho nessuna fretta di ottenere questo cannone entro una data specifica. Nemmeno io di ricomparire in città prima del previsto, quindi prenderò il mio tempo. E spero anche che sia chiara un'altra cosa. Che le acque si calmino prima oppure no, voi non ve ne andrete dalle mie cure finché il cannone non è pronto. Era più che ovvio. Non abbandono un lavoro a metà. Perfetto. Una cortesia, se possibile. Spero che quello che mi sostituirà non sia mio fratello. Oh, no. Per suo fratello ho tutt'altro in mente. Non si preoccupi. Ho bisogno che qualcuno gestisca questo posto senza fare domande. È una buona idea. Anzi, se è possibile trasferire il mio laboratorio qua, così che un futuro venga a lavorare. Ne parleremo quando il suo debito sarà saldato e le acque si saranno calmate. Nel frattempo, certo, preferirei non attirare, come sempre, attenzioni non gradite. Oh, ma certo. Non ho detto nell'immediato, infatti. Quando sarà un nano libero, sarà libero di fare quello che vuole. Dopotutto è la definizione di libero, no? È giusto, Star. Un'ultima cosa, da adesso lei sarà al mio servizio come Londar. Come Londar? Come la Thunder? Londar Shieldmaster, un nome così generico che qualunque essere umano lo scambierebbe per un nome qualunque nanico. Abbastanza. Non molto fra la mia gente, ma abbastanza. Ma non mi interessa che voi... Ma non siamo tra la mia gente. Esatto. Se vuole seguire Dimitri, le mostrerà la strada. Faccio un cenno un po' di sconforto. Perché è Dimitri? Va bene, poi riprendo. Va bene, certo, lo seguo. Noti che ci sta mettendo un po' di gusto nel farvi sentire un po' delle merde e che lui sia l'unico in controllo della situazione. Dimitri ti apre la porta, ti fa cenno di andare prima di lui. Devi fare strada, Dimitri. Esci. Io esco ultimo. Come preferisci. Esce, chiude la porta a chiave.
e se la mette alla cintura. Io non ci faccio neanche caso. E inizia a portarti per le strade. Non cerca di girare troppo a caso per i vicoli per farti perdere il senso dell'orientamento, perché sarebbe inutile. E ti porta praticamente di fianco al palazzo dell'imperatore. nello stesso quartiere, non è proprio davanti diretto, non è neanche vicino alla piramide dell'ordine luminoso, è semplicemente in un buon quartiere molto vicino al palazzo, ed è un palazzo a due piani, sembra una villa non troppo costosa da essere nell'occhio per chiunque, ma abbastanza costosa da passare inosservata in un quartiere ricco. Fa un bussa alla porta con un certo ritmo fatto apposta, gli viene aperta la porta e la porta si chiude dietro di te. Passiamo al giorno dopo, al buon Lothander Hasselblad Franzer. No, si chiama Hasser. Asfidanken. Hassar. Straniero. Ok. Sembra un tedesco, ma... I famosi stranieri di qua. È mattina. Presto, presto finisco di organizzare... Lo mando a tutti i giornali. Ok. E poi vado verso il tempio. Con solo una saccoccia sulla spalla, con dentro... tipo 10 monete di rame. E il tuo libro su Mor, il libro, la Bibbia, un paio dei miei disegni, perché fanno sempre scena. E vado e uso il tragitto per perfezionare la mia andatura, un po' entrare nel personaggio. La Mor. Arrivi al tempio, di mattina presto difficilmente c'è grande ressa fuori dal tempio, c'è giusto il carro che porta i morti che sono stati trovati per strada. Vado dal primo sacerdote che mi sembra non chirichetto. Ce ne sono due o tre che vedi in giro. Oh, mi scusi? Sì. Oggi... Si gira, è un uomo sui 35 anni più o meno. Oggi è il primo giorno in cui sono in servizio. Potete aiutarmi in qualche modo? Certo, lei è un fratello? Mi è sempre stato detto che saggio e ricco di spirito è colui che segue le ali di Mor. Sono qui per seguire le ali. Benvenuto a casa. Ti allarga le braccia come per abbracciarti. C'è un po' di timidezza. Fingo un po' di timidezza, rimango. Ok. Allunga solo una mano alla fine. Gli do il foglio. Guarda il foglio. Benvenuto, fratello Hassar. Farò preparare una cella per voi. Intanto lasciate che uno dei nostri adepti si prenda cura di voi. Fa un schiocca le dita verso un gruppetto di... quelli più giovani che ti pare ci siano, e si avvicina a un ragazzino che avrà 17-18 anni, capelli rossi, un po' di lentiggini, super bianco di pelle, si confonde molto tra le persone. Christophe, aiuta questo brav'uomo a prendere posto nelle nostre celle, è il nostro nuovo fratello Hassar. Fratello Christophe, molto piacere di conoscervi, sono Hassan. Ah, Hassan. Piacere. Sono molto contento che qualcun altro si sia unito al nostro ordine. Oh sì, spero che tu possa aiutarmi a ambientarmi. Non sono mai stato in una città così grande. Non si preoccupi, io sono qui per indicarle la strada, se Mor lo vorrà. Il mio interesse più grande è rispettare coloro che sono morti e andati a Mor. Venga, venga. Sì, certo. Prepariamo la vostra cella. Ti porta, vedi che anche lui va molto lentamente camminando
composto e con passo regolare e scandito, e ti porta in una zona che è un po' più lontana dal cimitero rispetto al tempio, dove c'è un piccolo... Siamo sicuri che siete qui, fratello Cristoforo? Sono sicuro che la vostra cella sia nel dormitorio dove ognuno di noi ha la sua cella. Ti porta facciamo in questo piccolo edificio. Ci saranno una dozzina di celle in tutto, non di più. E infatti non hai visto molti altri sacerdoti in giro. Ti porta in una delle ultime celle che ci sono lungo questo corridoio, un palazzo a un piano solo. Ti apre la porta e ti dice: questa da oggi sarà la vostra casa. Prego, prego, vi aiuterò a ordinare la vostra stanza. Ti fa entrare, chiude la porta dietro di sé, si scrocchia il collo. Ah! Ce ne hai messo di tempo ad arrivare. È estremamente fastidioso stare. Fratello Christophe, di cosa state? Sì, ce n'è voluto. Ci sono state delle decisioni da prendere. Guardo fuori, non ci sia nessuno. Qua non c'è nessuno al mattino. I chierici sono troppo impegnati a cercare di placare il loro dio e soddisfarlo per pensare di rimanere a godersi una mattinata di riposo. Saranno saggi e ricchi di spirito? Bah, io non credo che siano neanche quello. Mi sembra solo che siano come quei poveracci che nei quartieri più poveri di Aldorf cercano di annegare i loro problemi nell'alcol. Loro cercano di annegarli nella loro follia. Bah, comunque. Ognuno ha i suoi gusti. Parlando di cose serie, qui è sicuro? Qui è abbastanza sicuro, sì. Immagino che tu non veda l'ora di andartene da questo posto dimenticato, sì, da, sì, Dio. Infatti spero che risolveremo questa cosa molto alla svelta. Paio di giorni per ambientarsi e per non dare nell'occhio. Ci sarà sicuramente modo per farmi assegnare alla manutenzione del cimitero. O forse devo farmi mettere in punizione. No, credo che per loro non sia una punizione. Quindi devo comportarmi bene. Temo di sì. Ad ogni modo, sono in grado di farlo. Ad ogni modo, potrei aver modo di velocizzare la cosa. Come ti dicevo, loro sono presi molto dalla loro follia. Perché velocizzare? Perché io ho voglia di andarmene da qua. Lo immagino un paio di giorni. Hai idea di quanto tempo ho passato qui dentro? Dalle tue occhiaie direi molto. Ho il visto fatto è due che estati qua dentro. Con tutto il rispetto. E adesso è di nuovo inverno. I vantaggi per voi sono dei vantaggi anche per me. E penso che questo sia reciproco. Senza dubbio. Vi aiuterò a tenervi compagnia per resistere un altro paio di giorni. Poco meno di una settimana. Giusto per non essere... Come rovinare dicevo, tutto. Ma non c'è bisogno di rovinare tutto. Herstar ha mandato parecchie dosi di quella polvere in grado di far avere delle visioni. E mi sono addestrato abbastanza bene. Adesso che i chierici vi hanno visto, sono sicuro di riuscire a fargli avere una visione di voi che lavorate nel cimitero, la prenderanno come un segno. Quindi funziona il sussurro su quello. Funziona, funziona. E immagino che qui siano particolarmente recettivi. Paurosamente recettivi. Delle volte non questo c'è bisogno, una miniera d'oro. Non c'è nemmeno bisogno della polvere, figuratevi. Non ci credo finché non lo vedrò, ma sono un uomo scettico. Avrete modo di vederlo, non vi preoccupate. Perfetto, quindi... Tenetevi lontano dai bracieri. Ah. La polvere non viene consumata volontariamente. Ci sono malati qui? Darei no, in genere... tenere una cosa sul volto? Beh, no, non molto. Comunque abbiamo a che fare con dei cadaveri. Sono per lo più cose impure. Beh, fratello Assar, fratello Assar è molto spaventato da tutto quello che può ammalarlo. Preferisce dare il suo servizio a Mor per tutto il tempo che Mor gli concede. E prendo una cosa e me la metto già per vedere quanto mi dà fastidio e... In realtà non ti dà tantissimo fastidio, hai tenuto... Meglio che la polvere sua, ho visto gente. E non solo, hai tenuto delle volte barbe e baffi finti per giorni interi, e quelli sono molto più fastidiosi perché ti irritano tutta la pelle. C'è altro che devo sapere, fratello Christophe? Si mangia una sola volta al giorno, il mi faccio dare le varie istruzioni. Molto... Bla 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 bla. Nei orari, dettagli! Esatto.
vedi perché che, passo la notte a studiare poi vedi io. Che lui tende a parlarti molto pur di evitare di tornare fuori. Sì, sì, va bene, gli tengo compagnia e cerco di recepire più informazioni possibili sul posto, ovvero anche su di lui. Povera bestia. E poi aspetto che faccio la vita normale, che potrebbe, più incospicua e santa che potrebbe fare una persona, e aspetto che lui mi dia l'ok. Se cerco di tirarla per almeno... Io cerco di tirarla per una settimana. Mm-hmm. Immagino che si stuferà prima. Quanto hai tu di fellowship? 3-4 giorni. Cioè 5 più uno giallo. Cioè la creazione e un bianco. Ok. E lui vediamo quanto invece riesce a convincerti di fare prima. Beh, ma io non posso essere convinto. Quanto forza. Sì, cioè, esatto. Ok. Ce la fa, mi sa. Ma va. Ah, no, non l'avevo visto. C'è questo cinque, lo ritira, c'è 5 fallimenti e una stella del caos. No, questo è il suo. Ritiraglielo. Sì, vabbè, anche se lo ritira. Ah, c'è la stella del caos. Com'è, sì, davvero? Vabbè, dai. Questo no, anche perché c'è la stella del caos, gli dicevo aspettiamo un mese. Alla fine aspettate una settimana. Lui... Diciamo una settimana, io gli do... Gli dico... Un giorno prima alla fine, come per farlo contento. Ok. Lui i primi due giorni cerca di forzarti un po' la mano, poi capisce che sei un pezzo di coccio. Gli faccio capire tutti i vantaggi reciproci. Sì, nel... sì. E comunque evitare. Lo convince ad aspettare una settimana prima di agire. Dopo una settimana però si presenta di notte alla finestra della tua cella. Non essendo voi dei monaci di clausura, è aperta, è una finestra. Oh, fratello Christophe. È meglio se ci sbrighiamo. È anche una delle poche notti in cui sta di nuovo nevicando. Ci vedranno di meno. Perfetto. Ma avremo molto freddo, quindi cerchiamo di fare molto alla svelta. Ci aiuterà a fare alla svelta. Perfetto. L'importante è non fare un lavoro sciatto. No. Facciamo il lavoro fatto meglio bene, il freddo. Ma facciamolo velocemente. Lo seguo. Immagino io abbia già capito dov'è il cimitero, dov'è il tizio, dov'è la tomba e mi sia già preparato... Per avere tutto sott'occhio perché vada bene. Ti porta in una zona abbastanza centrale del cimitero, per vostra fortuna. Essendo notte ed essendo molto nevoso, il centro del cimitero, a meno che tu non sia dentro al cimitero, è impossibile da vedere cosa sta succedendo. Ti passa un badile... E ti dice: è il caso che iniziamo. E vediamo quanto velocemente lui ti dà. Sarà forza questa. Sì, è forza. Puoi considerare che lui ti aiuta come se ti aiutassero due persone. Perché c'è anche il badile di mezzo. Quanto è forte lui? Non vedere che lo aiuto io. Vabbè, min maxing, ok, 2-3. E la difficoltà è 2. No, prenderò questo che ha fatto la stella del caos. Va bene. Stella del caos. E fallimento. Un fallimento e una stella del caos. Molto bene. Molto. Intanto il fallimento. Dove è la stella del caos? Il fallimento me lo dico io. Ups. Si è rotto il badile. Sì. Meglio che si sia rotto il badile piuttosto che si rompesse quella roba che c'era dentro. Se si fosse rotta la roba che c'era dentro e lui butta giù con il badile un'altra badilata di roba da togliere. Tanto io ho toccato quello che c'era sotto e senti spaccato su quello. Crash. Lo guardo fisso. Lui ti guarda. Non guardo giù, fisso. Guardo fisso lui. Cosa c'è? Cazzo. Shh. Siamo morti. Airstar non ti fare prendere in panico. Ammazzerà prima me e qualsiasi poi cosa sia ti costringerà a guardare mentre mi strappa qualsiasi cosa sia sicuramente era già rotta quando è stata interrata, giusto? Sì. Apriamo, vediamo cos'è. Vediamo se è riparabile. Non facciamoci la testa prima di averla spaccata. Va bene. Prende anche il piede di porco in modo da fare
più leva sulle assi che si sono intanto rotte. Delicata. Pensava che tu avessi solo rotto il badile, invece avevi già rotto un po' le assi, quindi lui andando giù secco ha spaccato le assi. E con il piede di porco togliete gli ultimi pezzi di legno che rimangono. Dammi qua, ti do una mano. Fai leva anche tu ancora un po'. Dentro non c'è praticamente più il cadavere, anche perché se lui era qua da 2 anni, anche il cadavere doveva essere qua dentro da un po'. Ma vedete che non c'è proprio il cadavere, rimangono solo i vestiti con cui era stato spaccato, depositato dentro. Una bella boccia di qualche cosa che al momento sembra vuota, e però senti un odore un po' salmastro. Però immagino che sia la cosa che dovevamo prendere. Eh sì, è l'unica cosa che c'è. Gli spacco il piede di porco in testa. Ok, vai. Ho una sorpresa, perché nella mia mente già c'è, lo ammazzo, lo lascio qui, ha preso la sua iniziativa, Airstar, io non potevo farci niente. Ok. Giusto, sono... Era un piano contingente. Sono 2 bianchi per la sorpresa. Ok. In più non so se tu hai qualcos'altro. No. Puoi spendere tu la fortuna. Ah beh, non c'ho questo in realtà. Posso usare Nimble Strike. Perché non mi ricordavo che c'avevo queste qua, perché... Non pensavo. Sei un prete. Esatto. Quindi, ovviamente sono in aggressiva. Agility, che immagino di avere 4. Più un bianco, più 2 bianchi che mi hai detto tu. Contro target defense. Più 2 neri. No, più niente. La sua target defense è la sua agilità, quindi 3. E basta. Non ha nient'altro. Uccidimi. È vestito di una tunica. E beh, l'agilità. E poi la neve attutisce i suoli. La neve attutisce i suoli, quindi magari non serve nessuno. È il piano perfetto. Stella del caos, ecco. No. Però... Tre fallimenti e un vantaggio. Fai... E finisce tutto. No, il... No, faccio così. Gli do una botta verso la testa. Lui in quel momento si accorge che c'è qualcosa... Si sposta, io scivolo nella neve e mi schianto. Questo è uno svantaggio. Ok. E lui non si accorge, però quello di cui si è accorto, quello di cui si è accorto non era il tuo piede di porco che volava verso la sua testa, perché inizia stai lontano, inizia tra l'altro abbastanza a urlare in mezzo al cimitero. Io non c'avevo un blu in più. Perché dovresti avere un blu in più? Perché c'è... fatto dopo, okay. A parte che un allucinato sarebbe stato un blu in più. Al massimo era un bianco, ma non posso avere un dado da 20 tanto non ce la facevo mai con un blu, comunque considerando che era. Infatti sta iniziando a scacciare delle cose intorno alla sua testa, e quindi nel buttarsi di lato per scacciare qualcosa che tu non sei in grado di vedere, evita per pura fortuna il tuo piede di porco. Che è il suo piede di porco, però va bene. Vabbè, il piede di porco. E se vedi un po' da lontano che si è accesa una luce, perché hanno iniziato a sentire qualcuno urlare nel cimitero. Però è solo una luce per ora. Lui mi sembra preso da qualcosa? Lui ti sembra che stia vedendo cose che non ci sono. Un altro colpo. E in questo momento non sai più se dare un colpo a lui o a quello di fianco. O a quello di fianco ancora, e sono tutti e tre dei Christoph a diversi stadi di decomposizione uno dall'altro. Sgarro gli occhi, faccio un passo indietro, agitando il piede di porco davanti. Cosa c'era lì dentro? Cosa c'era? Christoph! Cosa c'era lì dentro? Vedi che lui si gira verso di te e fa... No, non è possibile! Mi ha trovato! Mi ha trovato! E cade morto a terra. Io prendo della neve e inizio tipo a ingerirla, cercando magari diluisce un po' l'effetto. E senti... Mi tiro un paio di schiaffi. Il rumore di corvi che stanno... Corvi? Ti giri e vedi appoggiato su una delle lapidi del cimitero un corvo che ti fissa facendo... Apre le ali. Non ho fatto niente. Intimidatoriamente. Non ho fatto niente. Arretri un attimo. È tutto un equivoco. Possiamo aiutarci? Un corvo becchettarti da dietro. Saggio e ricco di spirito è colui che segue le ali di Mor. Sono un sacerdote. Vedi un altro corvo atterrare di fianco a te. Tale gli tiro il piede di porco.
gli tiri il piede di porco, tipo proprio, ah! Scompare il corvo, stai lontano, e mi ma giro verso appena ti giri verso l'altro vedi che dietro di te si è formato praticamente un muro di corvi che stanno tutti insieme iniziando a fare scusa, questo sia morra, non volevo, non... e inizia a indietreggiare via dal muro finché non senti di sbattere contro qualche cosa. Non mi giro e senti una mano appoggiarsi sulla tua spalla. Recito un altro dogma di Mor. Mm-hmm. E che cosa reciti? Il secondo dogma più famoso, che è sempre saggio e ricco di spirito, è quello che segue la di Mor. Che è tipo Fight stesso. Club, no? Il primo e il secondo sono uguali. Sono uguali. E senti la voce da dietro che invece ti dice: saggio e ricco di spirito, colui che segue le ali di Mor. Sì, saggio, sì, e senti sì. Che anche i corvi sì, iniziano l'ho detto, a dirlo. L'ho detto. Saggio e ricco di spirito, colui che segue le ali di Mor. Sì, sì, l'ho detto. Saggio e ricco di spirito, e tutti i corvi stanno ormai urlando all'unisono questa cosa. Saggio e ricco di spirito è colui che segue le ali di Mor. Saggio e ricco di spirito è colui che segue le ali di Mor. Saggio e ricco di spirito, e cerco di scacciare un corvo. È colui che segue le ali di Mor. Saggio e ricco di spirito, le ali di Mor, ricco di spirito, saggio, le ali di Mor, ricco, le ali, ricco, ali, ricco, ali, ricco. Svieni. Dopo non sai quanto tempo sia passato, sei intorpidito dal freddo, senti qualcosa che ti scuote, apri lentamente gli occhi. E è una persona che ti sta parlando, ma è tutto molto ovattato, non riesci a capire bene cosa sta dicendo, non sai dove sei e non sai nemmeno chi tu sia effettivamente. Ti ricordi solo un nome, Ali, che continua nella Ali tua Ricco. Mente. Il saggio Mor. Sì, Mor, sei tra fratelli. Cosa diavolo Mor. È successo qui? Christophe, cosa stava facendo Christophe? Ali Ricco. Ali. Ah, saggio. Vieni fratello. Vieni fratello. Forse hai avuto una visione. Alla Rico. E mentre ti porta via dalla neve e altri due chierici sono chini su Christophe, si chiude questa puntata di Warhammer. E... con le origini segrete di Alla Rico. E una bella citazione a Game of Thrones. Sì, esatto. Probabilmente già fatta meglio la traduzione in italiano, perché è venuta ferma lorda. Ferma lorda. Still a better translation. Sì, still a better translation then. Oh, quello che avete ascoltato era Fumble. Abbiamo giocato a Warhammer Fantasy terza edizione. Se vi piace, trovate nelle note alla puntata su fumblegdr.it il link per comprare il gioco. Se vi piacciono le ambientazioni di Warhammer, sappiate che ci sono altre edizioni e che ne stanno scrivendo una nuova, quindi ne avete da comprare. In più c'è il gioco di miniature da cui è nato tutto. Se avete dei reni da investire, sappiate che può essere una buona idea. Reni a grappolo. Nel frattempo io invece farò un attimo, dopo aver parlato bene di Kids and Dragons, l'angolino promozionale. La bellissima spilla che ha fatto un sacco di foto su Instagram. Assolutamente sì, la spilla è questa che vedete in webcam se ci state guardando su Facebook o su Twitter. An elegant weapon for a more civilized age, ma è un dado da 20, non una spada laser. Sì, ma su che numero è? Sul 20, chiaramente. Perché è un'arma, se era su 1 era un fumble. La producono i ragazzi di The Lady of the Lake. Molto bello. Trovate la pagina Facebook e trovate il sito dove sicuramente vi sapranno dire come acquistarla. Io l'ho comprata di persona. È così bella che litigheremo io e Claudio per il fatto che non mi abbia detto quando l'ha presa: oh, qua ci sono queste, ne vuoi una? E che doveva essere mia. E ce n'era una sola? No, ce n'era un botto. Ecco, vedi, quindi litigheremo. Unico. Quindi vista è così bella da rovinare amicizie. Esatto. No, è molto bella, mi piace molto. E poi ho fatto spese attenzione di cose che giocheremo, spero, nei prossimi mesi. L'hai preso il giorno di Ragnarok?
Di Giorni to Ragnarok o il dado? No, il manuale arriverà. Nel frattempo c'era l'avventura Il grigio viandante, che verrà comunque data in PDF a tutti i backer. E in più mi sono portato a casa il dado con le rune. Ah, io ce l'ho già. Dov'è? Adesso te lo farò vedere. In ogni caso abbiamo comprato Lovecraft-esque, che è un gioco molto strano in cui i giocatori si alternano a gestire un unico personaggio, che è il protagonista della storia. È tipo Everybody's John. No, perché gli altri non interpretano diverse personalità. Ogni scena si passa la fiaccola di master da uno all'altro e uno interpreta il personaggio, che però è sempre lo stesso personaggio, deve continuare nell'essere se stesso. Gli altri al tavolo, che non sono né il master né il personaggio, sono gli osservatori. Aiutano il master a creare l'atmosfera e a andare avanti. Finché non si arriva all'orrore finale e si torna al master primario? No, non è detto. A un certo punto c'è un tot di scene, a seconda di quanti giocatori sono e di quanto si vuole tirare avanti, per cui l'investigazione prosegue finché non si scopre l'orrore finale. Poi c'è la Società dei Sognatori, che è un'altra cosa molto strana e molto breve, che tra l'altro è edita dalla Dreamlord Press, ma anche da EGDR Unplugged, che molti di voi si ricorderanno, perché Marco Andretto è anche venuto con me a quel gioco. Yes. E c'è lui dietro a EGDR Unplugged, oltre ad altre persone, quindi sono amici e parenti quasi, perché hanno iniziato dopo che abbiamo iniziato noi. Anche questa è una cosa molto strana, che dura una serata intera. Ma è una one shot? Sì, è una one shot. Anche quell'altro? Sì, anche quella. Okay. In realtà potresti giocare la stessa avventura su due serate. Però è più alla Dread. Sì, che fai due o tre serate. Non è una campagna. Non è una campagna. Ci sta. Quello che hai, Manu, tu invece adesso. I colori mi avevano attirato come una falena verso la fiamma. È The Sprawl. E anche il titolo. È The Sprawl, che è l'hack cyberpunk di Mondo di Apocalisse. Quindi con i dadi da 10? No, con i dadi da 6 come Dungeon World. Ah, ok, Apocalypse World è vero, è quello. Mi confondo sempre tra quello e. È super cyberpunk, è il gioco cyberpunk, è come cyberpunk ma con un regolamento umano invece che disumano come il vecchio cyberpunk. E soprattutto non c'è il rocker, che è la cosa più importante. No, beh, il peggiore era il Netrunner. Qua puoi usare l'hacker senza dover fare senza una dover sessione fare, a parte, giocare solo col master due volte a settimana. Perché per te sono passati 10 secondi e gli altri hanno fatto un'intera campagna. Tu hai fatto un'intera campagna e per gli altri sono passati 6 secondi. Mamma mia. Poi abbiamo Memento Mori, che è un'altra cosa molto, molto particolare e molto bella. Era impaginato figo quello. Questo è proprio bello da possedere e da avere lì sopra. Bello da possedere, ho paura ad aprirlo ora. Userò il segnalibro. E saggio e ricco di spirito è colui che segue le ali di Mor. Ma come? No! E probabilmente riusciremo a fare una partita con uno o più degli autori. Con cui ho avuto modo di parlare. Da paura. Con cui ho avuto modo di parlare allo stand della Raven, che distribuisce il gioco. E mi piace parecchio l'impaginazione. Sembra tipo quasi un manuale di quelli lì, tipo d'avventura, che quelli che ti porti in giro. È impaginato molto, molto bene, i disegni sono molto belli e c'è un sacco di flavor aggiunto in giro. Un diario con le note dove ti metti tipo quando sei le cose, fa questa è velenosa. Non solo, c'è un'intera sezione in cui non ci sono note di lato, perché ti dicono prendi tu le note qui. Poi chiaro, non lo faremo. Non lo faremo mai, però. Vabbè, iniziamo subito, qui si prendono le note. E poi un grande quasi classico che non avevamo ancora sperimentato, che è Simbarum, che è un altro gioco di quelli norvegesi, la nuova ondata di giochi non indie. Sembra Elric. È dell'anno scorso, di 2 anni fa. Sembra Elric il tipo sulla copertina. Sì, il tipo di ambientazione è molto dark fantasy, molto cupa, e non puoi giocare gli elfi perché gli elfi sono così cazzuti che puoi giocare gli orchi ma non gli elfi. Tipo Space Marine. Che non puoi giocarli di base. Sono come la caccia selvaggia di Witcher. Ah. Sono quel tipo di elfo. Ah, ok. Quindi sono cattivi. Molto dark. Pur non essendo gli elfi scuri. Cioè, gli elfi normali sono degli stronzi. E questo è un gioco un po' più classico, perché si usano il dado da 20, tutti i tipi di dadi. È un gioco, È un gioco da campagna. Si giocano gli orchi? Puoi giocare orchi, goblin, umani
e non ci sono molte altre razze. Orchi, campagna, orchi. Infatti c'è la possibilità che si faccia una mini campagna di orchi almeno. Orchi. Guarda le facce, cioè guardate le facce, cazzo, se non sono orchi questi. Quindi queste sono le cose che abbiamo comprato a Lucca, e se avete comprato delle cose interessanti di cui volete farci sapere o che volete vederci giocare, potete fare due cose: uno, portarcele e organizzare una serata tutti insieme, oppure fare una donazione a QWERTY.it. Potete contattarci su Twitter o sul nuovo sito Fumble, di Fumble, che è sempre quello vecchio, però è nuovo. Sì, però è nuovo. Cioè verso mesi è nuovo, lascia, dai, no, cazzo. È nuovissimo, anche perché ci sono anche, c'è una sezione I nostri giochi dove adesso inizieremo a pubblicare, sì, un po' di cose nostre. E non solo le poesie di Alknos. Non solo le poesie di Alknos, che in effetti al momento non sono da nessuna parte sul, no, sito. Esatto. Verranno reintrodotte mano a mano. Dicevo, l'altra cosa che potete fare è venire in puntata o fare una donazione a QWERTY.it o su FumbleGDR.it. Nel footer di tutte le pagine c'è il pulsante per donare o per diventare soci di QWERTY. L'ultima cosa che potete fare, ci scrivete, ci regalate il gioco e noi lo giocheremo. Ciao. Prima o poi, non so esattamente quanto velocemente, perché ne abbiamo di giochi da giocare, ma cercheremo di dare la priorità a quelli che ci regalate. Il prossimo one shot che faremo, presumo, sarà quello dell'Alba di Cthulhu, che è lì da un anno a macerare sulla mia mensola e mi sta dando molto fastidio, perché poi Cthulhu, sapete che sono sensibile sull'argomento, quindi... E non vedo l'ora di giocare una sessione con te a Cthulhu. Ma l'Alba di Cthulhu è ancora più strano, perché non so se avete idea di che cosa sia. Innanzitutto si gioca con un mazzo di carte. E quello mi ispira una cifra. Per cui c'è una meccanica in cui sai... Dovresti sapere, se hai contato le carte, se sta per arrivare un momento in cui hai ancora accumulato tante carte fortunate o se la tua fortuna è già andata tutta e quindi sai che andrà tutto malissimo da lì in poi. In più, l'ambientazione è bizzarra, perché non è un horror, è un noir in cui nel mondo Cthulhu si è risvegliato e non si sa che cosa voglia o che cosa faccia, quindi è stato fatto presidente degli Stati Uniti e i mostri sono un dato di fatto e i giocatori gestiscono un'agenzia investigativa in questo mondo che di suo prevede che voi possiate fare gli umani, i Migo o gli Itiani o... Scusa, ma sono comuni i mostri nel senso che uno cammina per strada e ci sono i maghi notturni che arrivano e se li mangiano, o c'è... No, ci sono i maghi notturni che magari fanno i tassisti perché ti prendono e ti portano dove devono lasciarti. Ok, se ti ammazzano c'è la legge? Sì. È un dato di fatto che gli esseri umani e i mostri convivano. Ah, convivono, tipo True Blood praticamente. Tipo True Blood. Ok. Però con Cthulhu, che è sempre visibile da qualsiasi angolo degli Stati Uniti e che è il presidente. Però non ha mai detto niente o fatto niente. Mai. Quindi anche i mostri si sono autogestiti. Sì. Bellissimo. È italiano, quindi sì. Cercherò di contattare gli autori, già, sperando di riuscire ad averli in puntata. E che dire, noi ci sentiamo settimana prossima con un'altra puntata di Warhammer. Presumibilmente ripartiremo dalla ruota spezzata. Sì. A settimana prossima. E ricordate di fermare l'orda. No. No. Tenere la porta. No. Seguire le ali di Morgion. Di Morgion. Oddio. No, mischiare ambientazioni che può essere pericolosissimo. Di Mordiggian. Porco Mordiggian. Ciao.